cielo. E un bacio a tutti. E per la mamma è sempre più. E per la mamma è sempre più. Termac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocret Floor per il settore commerciale e industriale. Termac a Conegliano. Aggiungi valore alla tua casa nuova o da ristrutturare. Scegli una porta basculante Ballam. Sicurezza, silenziosità, isolamento termico e qualità garantite dalla vera marcatura CE. Tanti modelli in acciaio, legno o effetto legno. Per una scelta sempre conveniente. Perché una porta da garage Ballam è per sempre. Per informazioni chiama il numero verde 800 40 55 40. Buonasera. Buonasera e bentrovati con Teleciclismo, una puntata questa speciale dedicata al fuoristrada, al mountain bike, alla Musano di Chies Dal Pago nel Bellunese, Regione Veneto, campionato europeo. Stasera parleremo di mountain bike nelle varie discipline con gli ospiti che sono già con noi in studio. Parleremo di un appuntamento che avrà lo sviluppo fra pochi giorni, manca pochissimo, non anticipiamo nulla per quanto riguarda le date, anche queste sono argomento della nostra serata. Ciao Chiara. Sì, ciao Mario, salutiamo anche il resto del nostro team, Tina e Roldano. Buonasera a tutti. Ciao, ciao Tina, ciao Roldano. Presentiamo subito gli ospiti. Certamente, ho il piacere di dare il benvenuto a Paolo Zanon, coordinatore del campionato europeo Al Pago 2015. Buonasera a voi. Benvenuto anche ad Oscar Savian, responsabile del trial. Buonasera a tutti quelli che ci stanno guardando e anche agli amici a casa. Benvenuto anche a Gianluca Barattin, responsabile di Eliminator. Buonasera a tutti. Dopo ci spiegherai perché un nome così terrificante. Certamente. Ed infine benvenuto anche a Claudio Dal Borgo, responsabile di tutti gli eventi collaterali. Buonasera. Prima di cominciare però i dialoghi con i nostri ospiti, vediamo assieme Premia lo scatto, sigla. E dopo premi allo scatto e le foto che sono giunte in queste ultime settimane, Chiara, diamo anche le coordinate per l'invio delle foto. Per partecipare, vi ricordo che potete partecipare mandando una foto al numero 345-7466212 tramite un semplice WhatsApp, oppure potete collegarvi tramite Facebook alla pagina di Teleciclismo e inviarle anche attraverso questo mezzo. E ora con Paolo Zanon, cominciamo dal coordinatore di Al Pago 2015. Partiamo dall'esperienza maturata l'anno scorso in un percorso di crescita che quest'anno vi ha portato ad allestire campionato d'Europa, stessa scenografia, una zona bellissima del Bellunese, l'Al Pago per
per l'appunto, date per l'appuntamento. Quando comincerà? Sì, beh, diciamo che l'appuntamento inizia mercoledì 22 luglio con la cerimonia d'apertura, quindi con la sfilata delle squadre. Abbiamo previsto comunque una bella scenografia in piazza con... magari poi ne parlerà. Sarà la Mosano che ospiterà. La location è la Mosano di Chiesa del Pago, proprio la Mosano. Il circuito è quello nostro, che è molto diciamo conosciuto, molto bello, soprattutto per il pubblico che può già testato vederlo. Quindi anche il percorso di gara. Certo. O è una novità? No, 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 beh, il tracciato sulla è falsa comunque riga, insomma. È sulla falsa riga dell'Europeo del 2006, per cui ogni anno. C'è una tappa dell'Internazionale d'Italia, per cui il tracciato è molto conosciuto dagli addetti ai lavori e dagli atleti, per cui chi vince la Mosano vince, insomma, è il più forte, diciamo. Ecco. Dicevo, iniziamo il 22, mercoledì 22, per poi continuare con giovedì con la gara a squadre, il team relay nel pomeriggio. Ecco, il venerdì c'è questa novità, anche un po' in anteprima per la nostra zona, che poi ne parlerà Gianluca con l'Eliminator, che è una disciplina molto spettacolare su un circuito cittadino molto corto, che tra l'altro sarà anche seguita in diretta da Rai Sport, dalle 20 alle 22. Il sabato è una giornata un po' piena perché sono le finali del trial. Quindi parte dello spettacolo sarà anche in notturna? Certo. Hai capito. Molto... penso molto suggestivo e molto attraente per il pubblico. E la giornata, diciamo, clou sarà comunque la domenica con le gare elite maschile e femminile, dove veramente là ci saranno i migliori atleti non solo d'Europa, ma un campionato europeo vuol dire organizzare un campionato mondiale, per cui ci saranno i migliori in assoluto. Abbiamo già comunque le iscrizioni, sappiamo già chi sono circa 32, anzi circa, sono 32 nazioni, circa 600 atleti, per cui insomma... Da gestire credo, in quattro giorni di gara. In tre giorni, giovedì, venerdì, sabato, quattro giorni di gara, esatto. Per cui insomma credo sia uno spettacolo, un condensato, ecco, di emozioni da non perdere. Tanto vediamo alcune foto della zona, insomma. Sì, questo no, è, tra l'altro questo è il ritiro della nazionale. Prima abbiamo ospitato la nazionale di trial a giugno e una settimana fa proprio la nazionale di cross country, con la quale abbiamo anche organizzato uno stage con i ragazzi. Hai detto che per quanto riguarda il team relay vi spostate un po' dal circuito, quello certo, ufficiale, più cittadino. Sempre alla Mosano o visto che si cambia no, qualche altra location? Se permetti vorrei farlo spiegare a Gianluca, che è proprio il tecnico. Allora, spiegheremo subito dopo aver visto il nostro primo contributo. Chiara? E allora passiamo subito la linea alla regia, andiamo a vedere i giovanissimi impegnati a San Venemiano, in provincia di Treviso. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Gaerne. Da 50 anni, leader della calzatura sportiva Made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Crono, la scarpa per ciclismo del team Lotto Belisol con André Greipel. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Praticamente vuote le tribune dello stadio di San Vendemiano. Il gonfiabile da traguardo era stato montato 30 metri prima degli spalti. Ovvio quindi che il pubblico si era spostato altrove per assistere alla gara trofeo bicicletta che San Vendemiano Cycling Team CF Forni aveva allestito per le categorie dei giovanissimi. Perché dunque non si è predisposto l'arrivo come nelle scorse edizioni? Risposta: il regolamento della Federazione Ciclistica Italiana pone certi parametri per questo tipo di prove che devono privilegiare lo sterrato, come se 30 metri in più di pista in tartan cambiassero la sostanza delle cose.
Detto questo, abbandoniamo il pensiero fantascientifico e immergiamoci nella realtà della gara che, come oramai da parecchi anni, il club nero-verde con Mazzar, Zanchetta e Furlan allestisse all'interno degli impianti sportivi nel mese di luglio nell'ambito dell'estate sport che la comunità di San Vendemiano propone anche attraverso altre discipline. Dopo la vittoria di Pietro Deon su Morgan Scaggiante, entrambi portacolori dei Diavoli del Montello, e di Asia Bonotto su Giorgia Pellizzotti, entrambe del pedale maranese per ciò che concerne la G1, l'arrivo della G2 premia con il primo posto Cristian Rodelle del team Bosco di Orsago, su Riccardo Darios della San Fiorese e Leonardo Baratto, Diavoli del Montello. Tra le ragazzine vince Giorgia Cao, team Bosco, su Maria Domenti del San Vendemiano. Al via la categoria G3 che dopo l'avvio sulla pista dello stadio entrerà nel circuito adiacente ricavato dagli organizzatori per l'appunto sullo sterrato come il regolamento di questo tipo di prove prevede, che non sono considerate gare su strada. Al termine dei giri previsti, che variano a seconda delle categorie, si impone per la G3 Thomas Totolo dell'Industrial Furniture Moro. Secondo posto per Lorenzo De Longhi del Veloclub Montebelluna e terzo Nicola Tommasella della San Fiorese. Nella categoria femminile vince Giorgia Pavanetto dell'Industrial Furniture Moro su Gloria Segatto della San Fiorese e Denise Cruzzolin, sempre tricolori dell'Industrial Furniture Moro. L'anno scorso la manifestazione fu sospesa a causa della pioggia e adesso si stanno accelerando le operazioni di partenza proprio perché il tempo sta diventando minaccioso. Peccato perché l'allestimento del San Vendemiano si presenta sempre curato nei minimi particolari, anche se è solo una gara di giovanissimi, quindi tanto lavoro da fare per l'impareggiabile gruppo di veri sostenitori del ciclismo, perché è grazie a loro che si possono organizzare bene le manifestazioni. Nella categoria G4 la fa da padrone Marco De Rossi, Industrial Furniture Moro, sul compagno di squadra Damiano Risato. Terzo posto per Thomas Dalmas del team Bosco di Orsago. E nella categoria G4 femminile sono ancora i colori bianco-rosso-verdi dell'Industrial Furniture Moro a centrare l'obiettivo pieno, con Elisa Totolo che vince precedendo Mila Lunardelli del pedale maranese e Giorgia Mengotti dei Diavoli del Montello. Si stanno quindi mettendo in luce in questo trofeo la bicicletta di San Vendemiano i ragazzini della formazione di San Biagio di Callalta per la gioia del presidente Sergio Florian, nonché di Ivan Biadane e di Gianpietro Bigolin, che tirano un po' le fila di questo prestigioso sodalizio che conta anche i direttori sportivi Claudio Risato, Oscar Taborra, Marta Rocchetto e Federico Fasan. Il cielo si sta facendo minaccioso e mentre partono i ragazzini della G5, le nuvole si stanno colorando di nero. Dopo tante belle serate estive, proprio il giorno di questa manifestazione il tempo si sta guastando. Non hanno avuto proprio fortuna gli organizzatori del San Vendemiano Cycling Team. Si sganciano in quattro, poi zigzagando tra le fettuccine che delimitano il percorso sullo sterrato, rimangono in E3. A contendersi il successo nella G5. Due alfieri del Postumia 73 di Oliviero e manco a dirlo un portacolori dell'Industrial Furniture Moro. Cambierà la situazione prima della conclusione con Riccardo Risato che vince per l'Industrial Furniture Moro, mentre alle sue spalle concludono nell'ordine Cyril Pian e Jacopo Pavan, entrambi atleti in forza al Bike Club 2000 Italian Jet. G5 femminile con il successo di Camilla Deste del Bike Club 2000 Italian Jet sulla coppia della San Fiorese Sigrid Pellegrinette Martina Fatorel. L'ultima prova in programma parte con l'incertezza di svolgersi regolarmente. Il temporale manda le prime avvisaglie sullo stadio di San Vendemiano, si alza il vento e cadono le prime gocce di pioggia. Niente di preoccupante, un semplice acquazzone estivo che costringe però lo staff del San Vendemiano a correre ai ripari. Gonfiabile e transenne che danzano sotto la spinta delle folate. Albino Bertazzone e Daniela Bortoletto, che erano di giuria, prendono posizioni e i numeri al passaggio quando anticipatamente si suona la campana e così la G6 conclude la sua prova anzitempo. Vittoria in questa categoria per Jordi Sandrin del team Bosco di Orsago davanti a Tommaso Moro dell'Industrial Furniture Moro ed Enrico Barazzual della San Fiorese. Tra le ragazzine della G6 si impone Adriana Lazzaron, Industrial Furniture Moro, su Giulia Zanatta, Diavoli del Montello e Giorgia Visentin del Bike Club 2000 Italian Jet.
La classifica a squadre è dominata dall'Industrial Forniture Moro con 41 punti, sulla Sanfiorese 23 e il team Bosco di Orsago con 20 punti. Uno squarcio di sereno poi è permesso di effettuare le premiazioni. Peccato però per questo improvviso temporale che ha rovinato una serata preparata bene dal San Vendemiano Cycle Team CF Forni. Gaerne, da 50 anni leader della calzatura sportiva Made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Crono, la scarpa per ciclismo del team Lotto Belisol con André Greipel. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Riprendiamo dallo studio di teleciclismo con le classifiche Diamante. Sigla. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. E iniziamo le nostre classifiche come sempre dalla categoria degli allievi. Partiamo da quella individuale, vediamo. Podio allievi individuale, al primo posto Filippo Zana di Cage Capes Veloce Club Silvana con 82 punti, seguito da Michele Gazzoli di Aspiratori Hotelli Master Chrome con 79 punti, terzo posto da Andrea Bagioli del Pedale Senaghese con 74 punti. Ed ora il podio a squadre. Classifica allievi a squadre, al primo posto Cage Capes Veloce Club Silvana con 207 punti, secondo posto al Pedale Senaghese 133 punti, terzo posto a Postumia 73 di Noliviero con 129 punti. Ok, passata la classifica allievi, Roldano, riprendiamo dall'interrogativo che avevi fatto prima della pausa. Sì, visto che avevo detto che dal tracciato classico, quello del mountain bike, per il... la gara ci si sposta leggermente in un percorso cittadino piuttosto breve per real time. E siete sempre alla Mosano? Ho visto certo. Che ci si sposta, ne approfittate per toccare qualche altra località, magari limitro qua vicino. No, è sempre la Mosano, all'interno del paese di La Mosano. Passo la parola a Gianluca, che è proprio lui che cura nei particolari questa disciplina nuova e molto spettacolare. Intanto eliminator non è una parola inquietante, ma si tratta di eliminatorie. Praticamente la gara si divide in due fasi. Insomma non si tratta di Rambo, ecco, tanto no, per intenderci. No, 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 una gara assolutamente. No, sì, no. Non è un Terminator, ok. Si tratta una gara divisa in due fasi, una prima fase di qualificazione, quindi i migliori atleti, tutti gli atleti iscritti si partecipano a questa fase a cronometro, i migliori 32 maschili e femminili. Poi passano alla fase finale, divisi in batterie di 4. I migliori due passano sempre alla successiva, fino alla finale dove verranno segnate le tre medaglie, come ecco, solito. Una cosa che mi ha colpito, a cronometro. Noi ovviamente siamo abituati a parlare sempre di ciclismo su strada, quando ci addentriamo nel mondo della mountain bike, del fuoristrada, della BMX, abbiamo sempre oggettivamente qualche difficoltà a volte a comprendere come si dividono le specialità. A cronometro, sulla strada ci sono le bici da strada e le bici da cronometro. Nella fuoristrada ci sono, cioè le biciclette sono le stesse oppure ci sono degli accorgimenti diversi? No, no, le stesse biciclette, perché si tratta di un percorso che parte sull'asfalto, parte su sterrato, ci sono degli ostacoli naturali o creati, come dei tronchi in legno, delle pietre, cosiddette rock garden, delle curve paraboliche. Un po' spettacolare, insomma. Ecco, sono percorsi permanenti o cambiano di volta in volta? No, non è, il nostro non è un percorso permanente,
dobbiamo crearlo, allestirlo e smantellarlo alla fine della manifestazione. Quindi dovete costruire anche delle sovrastrutture, certo, ovviamente temporanee, insomma. Esatto. Qua vediamo le immagini e questo il voi che conoscete bene, si tratta di... Questo si tratta del centro abitato di Lamosano, questo è il tracciato della prova a cronometro, dell'eliminator, la parte a cronometro. Quindi il passaggio poi fra l'altro fra le case anche? Certo, si fa una parte sul prato e una parte all'interno delle vie delle case. Il terreno è diventato solido o si muove sempre? No, è sempre solidissimo. La frana non c'entra nulla. No, la frana è più a monte. La attraversiamo solo col percorso di cross country. Ah, quindi l'attraversate? Sì. Ah, il passaggio più spettacolare è sotto il ponte di Lamosano, dove è come un anfiteatro naturale. Dal ponte si vede la gara che scende sotto e passa e risale l'altra parte, passa proprio nell'alveo della frana. Torniamo a Paolo Zanon, parlava delle presenze in precedenza. Allora, con quante nazioni e per 600 corridori? Ecco, la prospettiva, anzi la presenza, la partecipazione ha una finalità. Per quanto riguarda gli atleti italiani, ritengo la maglia azzurra, la partecipazione ai campionati del mondo, all'Olimpiade, è così? Sì, beh, queste sono valutazioni poi che farà il tecnico, Palluber, ovviamente. La maglia comunque è un appuntamento al quale un atleta ci tiene in modo particolare, perché ripeto, comunque se sei una maglia, la maglia di campione europeo, per cui insomma è un appuntamento importante e ripeto, dal 22 al 26 luglio a Lamosano ci saranno i migliori atleti al mondo, possiamo dire, nelle varie discipline, quindi un appuntamento da non perdere, dunque, possiamo dire così. Io credo che insomma è un evento che noi l'abbiamo sempre definito un evento del territorio più che un evento solamente sportivo. Ovviamente lo sport è un mezzo per promuovere il territorio. Oscar Saviani invece, la disciplina da cui si occupa, che cos'è? Triage. La specialità, diciamo. Il triage. Di che cosa si tratta? Beh, partirei da un presupposto che è importante per identificare il mezzo. A me spiace molto per gli amici delle selle SMP, però la bici da triage non ha la sella. Hai visto? Io ho spiegato in breve cos'è una bici priva di sellino, perché è una Fontana. Specialità che si fa sui pedali, insomma. Allora. Un po' come Fontana, esatto, si fa all'Olimpiade tutto... che ha perso la sella, però in quel caso. Ma è diverso, ecco. Io consiglierei ai ragazzini che poi ogni tanto girano e ci vedono a far trials, consiglierei a non toglierla. Dove è prevista la sella è meglio lasciarla. Allora, spieghiamo un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta. Sì, abbiamo realizzato assieme a dei collaboratori, dovremmo andare a realizzare in totale 7 postazioni, 7 zone, 7 aree, però 5 solo saranno quelle dedicate alla manifestazione, quindi alla valenza del campionato europeo 2015 di mountain bike e triage che si svolgerà a Lamosano. Quindi 7 postazioni, però in realtà sono 5 solo di gara, perché all'interno di queste postazioni verrà realizzato un percorso. Quindi 5 percorsi giornalieri e dovremo poi modificarli per la giornata successiva. Non modificare l'ambiente, ma modificare i percorsi all'interno. Quindi che siano adatti a chi ha i 20 pollici, chi ha i 26 pollici, comunque uno spettacolo. Varie tipologie di biciclette. Esatto. Abbiamo 3 giorni di gara, quindi giovedì, venerdì e sabato. Venerdì le finali al femminile, sabato al maschile. Ma quello che sto cercando di fare assieme ai collaboratori è di realizzare uno spettacolo per tutti, non solo per i professionisti, e quindi mi piace proprio rivolgermi a quei tanti amici che girano in bici con lo zainetto e poi si fermano a bere una birra da qualche parte. Ecco, venite a trovarci, venite a Lamosano di Chiesa del Pago, perché sarà uno spettacolo. Stiamo organizzando uno spettacolo, scusa, qualcosa di divertente. A parte la sella che non c'è, la bici poi è la stessa o cambia? Sì, è la stessa, cambia magari il diametro delle ruote, 20-26 pollici, sì. Però la bicicletta è quasi la stessa. Ecco, la invito a venire a trovarci e vedere proprio sul luogo. Sono dei ragazzi giovanissimi, con una prestanza fisica, con delle braccia che sono allenatissime e proprio formate. È uno sport, non è da tutti, insomma. Ecco, lì sta molto allo spettacolo e
allo salto, al salto e, alla, e a saltare il certe... Il mountain bike sta diventando il fuoristrada sempre più spettacolo, insomma. Sì, sì, sport, le ruote grasse, ma... le ruote grasse sì. diventano in questi eventi internazionali uno spettacolo, certo, io lo vedo da quel punto di vista, quindi una cosa data a tutti, alla famiglia, ai bambini, ai ragazzi, di, al di là di quello che possono loro praticare con i loro limiti, il bello è proprio lo spettacolo che si svolgerà quindi alla Mosano, da venire a vedere. Bene, allora, su queste affermazioni che ci fermiamo, poi sentiremo anche Claudio Dal Borgo che sta preparando tutto ciò che è complementare e vorrei capire di che cosa si tratta, perché le attività collaterali e complementari sono dedicate quasi esclusivamente al visitatore e allo spettatore. Va bene, sentiremo dopo. Chiara? Adesso linea alla regia, è il momento di Amarcord e di Roldano Brion. Vetrina stasera dedicata a Michelangelo Cauz, lo vedremo in due gare. Qui si corre a Villanova di Campo San Piero, nella successiva sarà impegnato a Campretto di San Martino di Lupoli. Un finale agguerrito, se ne va proprio nelle ultime centinaia di metri, si gira a un vantaggio ormai che lo tiene al sicuro dalla rincorsa degli inseguitori, vince Cauz, alle spalle vediamo Vivan con Meneguzzo, Sgnaolin e il resto del gruppo. Un corridore, un grande pedalatore, un po' scarso in salita, però sul passo e in volata un ottimo atleta. Sempre la gara di Villanova di Campo San Piero, per passare poi a un'altra gara altrettanto pianeggiante, adatta a pedalatori e velocisti. Questo è un giovane Michelangelo Cauz, maglia Ballan, ha corso con la Zalfa, ha corso con la Bata. Eccolo qua, vediamo qui i professionisti, i neoprofessionisti Giorgio Furlan, Roberto Pagnin, Stefano Zanatta, Rino Baron, che dà il via alla manifestazione. Rino Baron, allora direttore sportivo della Bata Moser, organizzatore della gara di Campretto di San Martino di Lupoli, ed eccoci alla partenza. Anche qui attacchi e contrattacchi, dicevamo terreni adatti questi per Michelangelo Cauz, che lo vediamo già al comando. Qui si trova con un, come vediamo dalle immagini, con un drappello di atleti, tutti i suoi coetanei, si screma il gruppo, se ne va un plotoncino guidato da Luca Pavanello come abbiamo visto. Ultime battute, siamo nei momenti più importanti della manifestazione, passaggio all'ultimo giro, si va allo sprint, un testa a testa con Zorzetto e la spunta Cauz, quindi Zorzetto alle spalle, un Pavanello che regola il resto del gruppetto dei fuggitivi. Questa è la gara di San Martino, di Campretto di San Martino di Lupoli, un Cauz, la quarta affermazione della stagione, ha vinto in tutte le stagioni in cui ha partecipato prima di passare al professionismo. Ma lo sentiremo ora al telefono, quindi risentiremo Michelangelo Cauz. Dovrebbe essere già in linea Michelangelo Cauz. Sentiamo, pronto? 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 Ciao Michelangelo, grazie per aver accolto il nostro invito. Guarda, io cedo subito la parola a Roldano Brion che ha alcuni interrogativi da porti. Ciao Michelangelo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ti sei rivisto? Sì, a chi ricordi. Tante belle vittorie, abbiamo detto un grande pedalatore, un passistone, ottimo anche allo sprint, un po' meno in salita. Cosa ti è rimasto di tutti gli anni di ciclismo in cui hai partecipato? Cosa ti è rimasto dentro nel cuore? Dentro nel cuore mi è rimasto la grinta, la voglia di fare e basta. E adesso stai guidando la tua nipote Francesca?
No, ciclocross la guido e adesso sto guidando la squadra Top Gear, una squadra femminile, e più ho un negozio di bici. Ah, sei passato al ciclismo femminile adesso? Sì, sì, sì. Ho dei ragazzini di 14-16 anni, mi diverto là. Quindi rimasto nell'ambiente? Sì, sì, sempre. Mi diverto, dai. Riesci ad insegnare qualcosa, anche se il ciclismo è cambiato tantissimo dai tuoi anni ad adesso? No, una volta eravamo più attaccanti di adesso. Più attaccanti? Sì. Mario? Adesso... Bene, Michelangelo, ma la bici è appesa al chiodo o quando ci sono gli allenamenti pedali anche tu con le tue ragazzine, con la tua squadra, sì, insomma? Sì, al martedì e a domenica pedalo insieme, quando posso. A proposito di squadra femminile, i risultati ci sono? Sì, qualcosetta c'è, qualche vittoria c'è. Beh... Ti vedremo sulle strade, insomma, di domenica in domenica. Grazie per aver accolto il nostro invito e in bocca al lupo per tutte le tue attività. Grazie ancora. Grazie mille, saluti, buonasera. Ciao, ciao Michelangelo. Ecco, adesso restituiamo per qualche minuto la linea alla rete, qualche minuto di pubblicità. Non andate via, restate qua con noi, ritorneremo presto. Riprendiamo dopo la pubblicità con le classifiche Diamante, sigla. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. E continuiamo con le classifiche, siamo giunti alla categoria Juniores, vediamo il podio individuale per primo. Ecco il podio individuale Juniores, Riccardo Verza al primo posto con 133 punti, seguito da Simone Bevilacqua con 98 punti, a pari merito con Daniel Savini, sempre con 98 punti. Ed ora il podio a squadre. Il podio a squadre Juniores è così composto. Contro Tozai Patos al primo posto con 321 punti, secondo posto a Romagnano Guerciotti con 260 punti e terzo posto a Work Service Brenta con 223 punti. Un ulteriore incremento in classifica per Riccardo Verza della Contri Autozai Patos. Tina, che stasera c'è stata, anzi nel pomeriggio, l'apertura di una corsa a tappe, lui ha vinto, che cosa è successo? Sì, ha vinto la prima tappa della tre giorni aerobica, diciamo che nella scorsa settimana, in questa settimana, ci sono state ben due corse a tappe per la categoria Juniores nel Bresciano, la 3-3 Bresciana e adesso la tre giorni aerobica, e Verza e i Veneti comunque stanno davvero facendo bene, si stanno davvero mettendo in evidenza. Bene, complimenti allora e torniamo ai nostri ospiti e al Pago 2015. Che cos'è che volevi chiedere? Allora, era interessante il discorso ovviamente del trial e di tutte le categorie e le specialità del fuoristrada. L'ultimo Consiglio federale, una quindicina di giorni fa, ha approvato l'attività agonistica delle fat bike, quindi le famose biciclette con le ruote ciccione, quelle con le ruote grosse, per cui insomma questa attività fuoristrada si sta incrementando sempre di più e si sta diversificando sempre di più. Sì, è vero, pochi appassionati li vedo girondolare per le nostre zone dell'Alpago, che sono molto belle e si prestano a questo tipo di attività. Forse da noi non ancora più di tanto, però i giovani sono attratti da quello che è novità e cominciano a fare attività, ecco, questo sì, ma non tanto da... Che tipo di gare si possono fare con queste fat bike? Beh, io non le ho ancora seguite, non le sto seguendo in questo periodo perché impegnato forse di più nel trials, però vedo che molti stanno sperimentando e penso che questo sia l'attività... per questo tipo diciamo di bike. Diciamo, Zanon, che la sperimentazione nel fuoristrada c'è molto di più rispetto alla strada, insomma si provano e si testano biciclette nuove, specialità nuove, modi di andare in bicicletta completamente diversi. Hai rispetto... molto più spazio anche? Sì. Questo è un esempio,
credo che la frontiera, almeno anche dalle ultime fiere, sia quella, le bici a pedalata assistita, che hanno un, comunque avranno sicuramente un mercato e anche una, uno sviluppo molto... Pedalata assistita, fuori strada, non è proprio così semplice. No, no, beh, ma sì. è molto sviluppato il settore, è anche molto in evoluzione dal punto di vista tecnico, per cui soprattutto da noi dove i dislivelli sono molto accentuati, si riesce comunque magari a affrontare situazioni che magari... Ma con biciclette semi-normali oppure con bici... No, no, con queste biciclette che hanno appunto una parte, diciamo... Una pendice motorizzata. E motorizzata, che comunque si riesce quindi a pedalare più facilmente. Aggiungiamo... Ho provato lo sport, il mio sport, eh? No, Claudio Dal Borgo, prima della pausa, volevo proprio sentire anche Claudio Dal Borgo per l'appunto, per tutto ciò che è attività collaterali, che saranno, ritengo, tantissime. Ma sicuramente sì, abbiamo voluto dare uno spazio importante a tutte quelle che sono le manifestazioni collaterali. Diciamo innanzitutto che ci tengo a dire appunto che anche se le gare vengono fatte alla Mosano di Chiesa del Pago, l'obiettivo nostro è quello di promozionare, di far conoscere tutto quello che è il territorio dell'Alpago. Quindi in effetti anche l'evento stesso è Alpago 2015. Su questa base abbiamo creato una serie di manifestazioni collaterali che vadano a promuovere l'intero territorio. Abbiamo iniziato ancora alcuni mesi fa coinvolgendo tutti gli operatori turistici, gli esercenti e le attività sportive che si potevano fare nel Pago, creando la card, la Bike Fantastic Card, dove praticamente con questa card durante tutto il mese di luglio, che è il mese della mountain bike, è il mese degli europei, si possa appunto accedere a questi negozi, ai ristoranti, agli agriturismi, alle attività sportive. Per fare degli esempi, se mi permettete, in Alpago possiamo fare il volo in biposto in parapendio, c'è la possibilità di fare canyoning, c'è il golf in Consiglio, c'è il lago, quindi c'è la mountain bike stessa, quindi surf, la vela, quindi tutte queste attività, cercare di avvicinare anche quindi tutti i turisti, ma anche gli stessi abitanti dell'Alpago, anche a questa attività, cercando di coinvolgerli in tutto quello che il territorio propone. Devo dire che abbiamo avuto un riscontro grandissimo, questo anche a rappresentanza del fatto che questa manifestazione è veramente sentita da tutti in Alpago. Se voi entrate adesso in Alpago, verrete accolti dagli abbinamenti, praticamente ci sono delle case con degli striscioni, con i colori verdi e arancioni, cioè in tutto l'Alpago, quando voi entrate, vi entrate proprio nel territorio che sta ospitando gli europei di mountain bike. Ci fermiamo qua, perché poi ci sarà spazio per ampliare ulteriormente questo discorso. Ci fermiamo per un altro dei nostri servizi. Sì, c'è tempo del prossimo servizio. Questo è da Muri di Molvene in provincia di Vicenza, e vediamo il Gran Premio Madonna del Carmine in categoria juniores. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni. E nello sport, per la crescita dei giovani. Aggiungi innovazione tecnologica alla tua casa nuova o da ristrutturare. Scegli una porta sezionale Ballan. Sicurezza, silenziosità, isolamento termico e qualità garantita dalla vera marcatura CE. Tanti modelli in acciaio, legno o effetto legno, per una scelta sempre conveniente. Perché una porta da garage Ballan è per sempre. Per informazioni chiama il numero verde 800 40 55 40.
Festa del Carmine a Muro di Molvena e allora ritorna in occasione di festeggiamenti in collaborazione con il locale comitato il Gran Premio Madonna del Carmine, quarta edizione. Le prime tre riservate in corridori Elite d'Under 23, la quarta per corridori Juniores. Con la collaudata coppia Marco e Carlo Indrizzi è la Prex 6 e P3 Mitosport ad organizzare questo evento che si svolge in un contesto paesaggistico di rara bellezza. Soltanto 72 corridori in assi di partenza, ancora una volta calendari costruiti un po' a braccio, vanno a pesare sul buon esito e sull'impegno organizzativo di una comunità. A volte troppo poche le gare per contenere tutta la categoria, a volte troppe le concomitanze per una buona riuscita della manifestazione. Pochi corridori e la giornata particolarmente calda hanno indotto i responsabili a togliere un giro iniziale, quindi da 115 il chilometraggio si è ridotto a 98 km. Una corsa che prevede un tracciato tosto, inizialmente girando verso Molvena si andrà ad attraversare la famosa piazza degli scacchi a Marostica, poi invece la seconda parte prevede per i corridori il superamento del Gran Premio della Montagna in via Tibalda, circuito di 11 km 450 metri da ripetersi per 6 volte. Subito in evidenza i corridori della formazione veronese della Country Autozai Patos. Forzano i tempi e si sganciano in tre Alberto Zanoni, Davide Casarotto e Riccardo Cingalta. Con loro vanno anche Stefano Trolese e Samuele Zoccarato della Pasta Scambro ed infine il sesto uomo che si aggrega ai fuggitivi, e vale a dire Samuele Zambelli della Usonia Pescantina. Attacco che prende ben presto consistenza, tutti davanti fanno la loro parte, dietro rimane la Work Service che con 13 corridori alla partenza potrebbe organizzare un bel inseguimento come domenica scorsa la Casutta e Cimolais, solo che in quell'occasione non c'era nessuno da recuperare. Azione quindi che potrebbe diventare pericolosa se non si corre subito ai ripari. Qualche defezione assottiglia il gruppo e quelli che hanno gli uomini in fuga rimangono tranquilli in attesa sulle ruote, mentre Zanoni, Trolese, Zambelli, Casarotto e Cenghialta con Zoccarato vanno al passaggio sotto lo striscione d'arrivo e lasciano il circuito più ampio per iniziare le sei tornate con il Gran Premio della Montagna e la successiva discesa delle veneziane. Ad inseguire i fuggitivi rimangono 36 corridori e mancano ancora quasi 70 km alla conclusione. Sono le maglie della Giorgione Aliseo Group che si incaricano di condurre l'inseguimento. D'altronde Contri Pasta Sgambaro ed Ausonia Pescantina rimangono in attesa sulle ruote a protezione dei loro compagni in avanscoperta. Sono situazioni che a volte diventano irrecuperabili per l'intero gruppo. È più facile che qualcuno si riporti davanti con un'azione individuale, che faccia la sparata e agganci battistrada. Il tratto in salita si presta per questo tipo di azioni. Dopo il Gran Premio della Montagna, un lungo tratto in discesa verso Ponte Rosso che continua fino a Mason e permette di rifiatare. Praticamente questo circuito di 11 km 450 metri si divide in due parti, un tratto che da Mason sale sempre fino al Gran Premio della Montagna e poi quello più scorrevole che scende. Continua sempre il tentativo di sei al comando, Alberto Zanoni, Davide Casarotto, Riccardo Cinghialta, Samuele Zoccarato, Stefano Trolese e Samuele Zambelli. Per Zoccarato, Zambelli e Trolese in questa stagione nessun risultato importante, mentre Zanoni ha vinto il Giro del Friuli, Casarotto ha vinto a San Pietro di Felletto, Cinghialta una crono a Gatteo. Zanoni e Cinghialta sono anche campioni italiani cronometro a squadre, titolo conquistato di recente in quel di Cavarzere dove aveva organizzato il Veloce Club Gabriele Sella. Il gruppo cerca di recuperare e si muovono anche i corridori della Prex 6 P3 Mitosport, il sodalizio di Carlo Indrizzi che ha allestito questa manifestazione. Carlo Indrizzi che con Antonio Santinello era alla direzione corsa. Fanno buona guardia però i Contri, quindi 6 al comando e dietro Prex 6 e Giorgione che cercano di smuovere qualcosa. Manca sempre la World Service che potrebbe dare un grosso contributo all'inseguimento. Vediamo nelle prime posizioni Alberto Campagnolo, Alessandro Artuso e poi anche Alberto Marino. La situazione non è ancora compromessa, ma bisogna però tergiversare più di tanto perché davanti marciano d'amore e d'accordo e non sarà facile andare a chiudere sul sestetto che si è proposto fin dai primissimi chilometri con un'azione nata quasi all'improvviso sotto la spinta dei tre Contri Autozai che hanno voluto fare corsa dura e creare immediatamente la selezione. Arriva davanti anche Edoardo Farsin, il corridore della Presix che abita a qualche chilometro dal traguardo di Mura. Per Farsin il podio con un terzo posto al campionato italiano svoltosi di recente ad Abano Terme. Junior al primo anno, la scorsa stagione vincitore del premio Reghin, riconoscimento che coniuga sport e scuola.
Stiamo entrando nel vivo della corsa di questo quarto Gran Premio Madonna del Carmine, che l'anno scorso assegnò i titoli di campione veneto, elite d'under 23, vinse Giacomo Berlato che indossò la maglia rossa per gli under 23, mentre tra gli elite il titolo lo conquistò Mirko Maestri. Tra gli uomini al comando la collaborazione non è più quella iniziale, cominciano a guardarsi quasi come se alla Country andasse stretta la presenza di Zambelli, Trolese e Zoccarato, e si comincia a scattare, si cerca una nuova conformazione della testa della corsa. I veronesi vogliono essere padroni assoluti del campo, vogliono la certezza del risultato e lo cercano mettendo in azione tutto il loro potenziale. Anche dietro c'è molto fermento, si muove il campione veneto Riccardo Verza con il compagno di squadra Nicolo Cordioli. Ancora due contri all'attacco, vanno assieme anche Matteo Zurlo, Pasta Sgambaro ed Emanuele Barison della Work Service. Siamo in piena bagarre, la corsa si sta infiammando, d'altronde su questo tipo di tracciati lo spettacolo è sempre assicurato. Peccato per la partecipazione che non ha risposto alle aspettative degli organizzatori, qualche formazione in più avrebbe contenuto questo strapotere degli incontri. In poche battute il quartetto degli inseguitori mette nel mirino i sei battistrada e nel tratto in salita dopo il traguardo va a recuperare la testa. Restano davanti in nove perché si rialza Zoccarato. Si riaprono quindi i giochi, ora al comando ci sono ben cinque contri: Verza, Cordioli, Zanoni, Cinghialta e Casarotto, poi Prolese e Zurlo per la Pasta Sgambaro, Zambelli per la Usonia, Barison per la Work Service. Altri cinque corridori arrivano davanti ad ingrossare il plotoncino dei battistrada e precisamente si agganciano Faresin, Presix, Genuin, Moliano 85, Campagnolo, Contri, Pozzato, Work Service e Bortolotti dell'Ausonia. Diventano 14 quindi i corridori che daranno vita al finale del quarto Gran Premio Madonna del Carmine. Si riaprono i giochi e adesso in testa su 14 concorrenti ci sono ben 6 maglie nere della Contri Autozai Patos, quindi sicuramente non è finita qui, ci proveranno ancora i veronesi a sganciare qualcuno. È dall'inizio che cercano di mettere il risultato in cassaforte ed ora muoveranno le pedine con accortezza per raggiungere l'obiettivo prefissato. Si muove Riccardo Verza, prontamente su di lui arrivano Davide Casarotto e Stefano Trolese. Si scatta un po' da tutte le parti. Adesso bisogna avere anche la fortuna di cogliere l'attimo giusto perché i contri partono a ripetizione. Si esaurisce questo tentativo a tre e allora si propongono nuovamente i contri. Questa volta con la coppia formata da Riccardo Cinghialta ed ancora Riccardo Verza. È l'azione buona, quella che farà la differenza e filerà dritta verso il traguardo di Muro e di Molvena a suggellare il dominio della formazione veronese che ha avuto in mano sempre le redini della situazione fin dalla partenza. Sempre presenti i contri e tutte le fughe che nella maggior parte dei casi partivano proprio per loro iniziativa. Ora, dopo essersi liberati di tutti gli avversari, con la vittoria in tasca bella assicurata, vanno con il duo Verza-Cinghialta verso il traguardo a conquistare il quarto Gran Premio Madonna delle Carmine. Quando passeranno sotto lo striscione del traguardo, verrà esposto il contagiri con il numero 1. Suonerà la campana e mancheranno la conclusione 11 km 450 metri. L'ultimo giro di una corsa che come ad ogni edizione si è dimostrata alquanto selettiva. Un percorso, quello ideato da Marco e Carlo Indrizzi, che non ammette incertezze. Non puoi nascondersi e sperare. Qui devi gioco forza, essere in prima fila e rispondere di persona agli scatti. Perché le spaccature su questo tipo di tracciati sono sempre dietro l'angolo e quando meno te l'aspetti sei costretto ad inseguire. Nemmeno nel lungo tratto in discesa è facile poi recuperare. È una discesa dove bisogna sempre pedalare. Non ci sono passaggi tecnici dove rischiando puoi fare la differenza. Riccardo Verza, campione veneto in carica, Riccardo Cinghialta vanno per l'ultima tornata. Hanno fatto il vuoto alle proprie spalle e sono anche ben protetti dai compagni di squadra. Quindi nessuna possibilità per gli avversari di cambiare le carte in tavola in questi ultimi chilometri. 8 vittorie all'attivo nel 2015 per Verza, il padovano di Este, classe 1997. Una pedina fondamentale anche per la nazionale azzurra di Rino De Candido. Che dire, la Contri voleva la corsa, la Contri ha fatto la corsa e raccoglie quanto seminato lungo i 98 chilometri con i suoi portacolori. Qualcuno ha provato ad inserirsi come la Pasta Sgambaro, ma alla fine ha prevalso il forte gioco di squadra di ragazzi del presidente Giovanni Tebaldo.
aumenta il vantaggio di Riccardo Cinghialta e Riccardo Verza, superiore al minuto il ritardo dei primi inseguitori che dietro alla coppia di testa si stanno dando battaglia per le posizioni di rincalzo e per il terzo gradino del podio. Superato anche l'ultimo passaggio sul Gran Premio della Montagna, i due vanno senza problemi lungo la discesa delle veneziane. Ci sarà da risalire soltanto nell'ultimo chilometro, quello che conduce al traguardo di Mure di Molvena e dove sarà festa grande per i colori della Country Autozai Pathos, che con questa azione si è già assicurata anzitempo i primi due posti della graduatoria generale. E ci siamo, tra poco conosceremo chi taglierà per primo il traguardo del quarto Gran Premio Madonna del Carmine, vittoria che viene conquistata da Riccardo Cinghialta davanti al suo compagno di squadra Riccardo Verza. Poi il terzo posto con un ritardo di 1:25 termina Nicolò Cordioli, sempre per i colori della Country, che ipoteca anche il quarto e il quinto posto con Alberto Zanoni e Davide Casarotto. Emanuele Barison interrompe il dominio dei veronesi conquistando la sesta posizione. Settimo poi arriva Campagnolo, ottavo Zurlo, nono Genuin e decimo Bortolotti, 98 km in 2 ore 25 primi alla media di 40,552. Sei uomini contro nei primi 10 posti dell'ordine d'arrivo, 72 partenti, soltanto 22 al traguardo. Mure di Molvena si conferma ancora una volta gara dura e selettiva, che merita però maggiore attenzione sotto l'aspetto della partecipazione. Allora voglio chiedere a Cinghialta, era proprio così duro questo percorso? Il primo circuito non era molto impegnativo, era mosso per... era ottimo per una fuga. Invece nel secondo circuito per le mie caratteristiche era molto impegnativo, dato che la salita... Non è proprio il mio pane quotidiano. Però sei riuscito anche a staccare Verza qui sull'arrivo, Verza che è definito uno scalatore, quindi onore e merito a chi ha vinto. Sì, però devo ammettere anche che ha tirato molto lui e per questo lo ringrazio anche. Marco Indrizzi, Deus ex machina di questo quarto Gran Premio Madonna del Carmine qui a Mure di Molvena. Allora Marco, tutto è bene quel che finisce bene. Assolutamente, è stata una giornata splendida sotto ogni aspetto, sia a livello organizzativo, abbiamo fatto un ottimo lavoro anche quest'anno, grazie a tutti i collaboratori, e sia a livello corsa, in quanto i corridori hanno fatto una gran corsa, riuscita benissimo, e onore alla Country che è stata fortissima. Qualche appunto? Beh, ci sono sempre cose da migliorare, ormai la macchina è ben arrotata, si vede che stiamo lavorando bene, e nel futuro ovviamente qualcosa si può sempre migliorare, ma siamo già a buon punto. Per quanto riguarda questo Gran Premio Madonna del Carmine, c'è anche una, naturalmente questa corsa è all'interno di una manifestazione, la Sagra Madonna del Carmine, che ormai è un appuntamento consueto qui a Mure di Molvena. Assolutamente, la corsa fa parte appunto di una sagra paesana, come hai citato tu le serate. Noi puntiamo soprattutto sul discorso gastronomico, quindi la cucina e poi ovviamente spettacoli correlati. È una sagra ormai che è conosciutissima qua del posto, ci dà soddisfazione, quindi la corsa è inserita all'interno della sagra. Riprendiamo ancora dallo studio di teleciclismo, lanciamo la sigla per le classifiche diamante ancora una volta. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Classifiche dilettanti, podio individuale, vediamo la grafica. Podio di Elite Under 23 individuale, al primo posto ancora Gianni Moscondi, Zalf Aeromobil Desire Fior con 137 punti, seguito da Andrea Pasqualondi, Roth Skoda con 112 punti, terzo posto Davide Viganò del Team Idea 2010 con 110 punti.
Ed ora al podio a squadre. Aggiorniamo anche il podio che rimane invariato per le squadre. Al primo posto sempre Zalfa Aeromobil Desre Fior con 552 punti, seguito dal team Colpac con 482 punti e terzo posto ad Unieuro Villiers Trevigiani con 417 punti. Ce l'avevamo lasciati con Claudio Dal Borgo che ci aveva dato un'immagine luminosa, una scenografia incantevole della zona dell'Alpago. E quindi ci aspettiamo la continuazione adesso per completare insomma sì, ciò allora, che è attività collaterale. Cercherò anche di stare veloce perché le manifestazioni sono tanti. Giusto per concludere il ragionamento di prima, dicevamo la Bike Fantastic Card tutto il mese di luglio e comunque tutti coloro che volessero avere questa card basta che si avvicinino a qualsiasi locale dell'Alpago, a qualsiasi esercente, c'è la possibilità di avere questa card, vengono regalati un paio di calzini tecnici degli europei e dopo con questa card c'è la possibilità di avere una scontistica in tutte queste attività che dicevo prima. Ci fermiamo per qualche istante ancora, che magari chi è al telefono chiede ulteriori delucidazioni, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Sì, ciao Mario, buonasera a tutto lo studio, sono Renato Marin della Copigasera. Ciao, ciao. Io ciao, Presidente. Scusa se mi inserisco, perché voglio fare una considerazione sulla corsa di Mure. Innanzitutto sì? Un plauso a Marco e Carlo, che sono dei carissimi amici, per come la organizzano ormai da qualche anno, e a tutta la comunità di Mure. Credo che ospitalità così non ce ne sia da nessuna parte. Tu arrivi con l'auto, con l'ammiraglia, e c'è la gente di Strava che ti invita ad andare nelle loro case. Corsa tecnicamente molto bella, organizzata molto bene, premi non se ne parla, disponibilità ottima. E purtroppo anche l'anno scorso un campionato bello di dilettanti non hanno avuto la soddisfazione che meritavano. Hanno detto che l'anno prossimo la faremo per Juniores. Guarda, mi dispiace davvero di tutto cuore, anche da chi organizza le gare, che non abbiano la sensazione di poter avere una partecipazione consistente. Mi auguro e chiedo a loro e a tutta la comunità di Muri di tenere duro, perché è una corsa che merita e che deve essere mantenuta e rilanciata. Ecco, volevo fare solo questa considerazione associandomi alle parole calorose che avete detto voi. Ci uniamo anche noi al tuo messaggio, Renato, grazie per la telefonata e in bocca al lupo poi per la tua squadra e tutte le tue attività legate al mondo dello sport. E andiamo avanti, ancora con Claudio Dal Borgo, mi scuso per aver interrotto, però sono anche incuriosito da che cosa l'Alpago riserva al visitatore. Quindi questa, dicevamo, è una delle attività, una delle manifestazioni collaterali. Adesso andiamo invece ai giorni di gara. Si inizia con il mercoledì 22 alle ore 18, grandissima cerimonia d'apertura. Abbiamo organizzato alle ore appunto 18 in Piazza Lamosano una cerimonia di spettacolo. Spettacolo, avremo la partecipazione del soccorso alpino, di ballerini, di spettacolo, di musicisti. Cioè sarà uno spettacolo veramente, la sfilata di tutti gli atleti, di tutte le 32. Ma la piazza di Lamosano riuscirà a contenere così tanta gente? Ma speriamo di no, speriamo di no. Quindi in modo da riempire anche le vie? Assolutamente sì, quindi è una piazza tra l'altro rinnovata dall'amministrazione comunale, quindi è una piazza molto accogliente, molto bella e credo e spero che verrà riempita completamente dagli atleti e dagli ospiti appunto. Quindi alle ore 18 la cerimonia d'apertura seguirà, voi non so se mi permetto anche di dire questo, l'Alpago è conosciutissimo da un punto di vista gastronomico, io ne rappresento un po' anche vista la mole che ho, dal punto di vista gastronomico è un'eccellenza, abbiamo una ristorazione ottima, abbiamo un presidio slow food che è l'agnello dell'Alpago, che è uno dei prodotti forse dei slow food più conosciuti a livello nazionale e che ci promuove, che promuove il territorio in modo eccellente. Avete ristoranti stellati? Abbiamo ristoranti stellati, ma abbiamo altrettanti ristoranti non stellati e agriturismi che offrono una gastronomia di eccellenza, quindi credetemi, vale la pena assolutamente di venire quantomeno per vivere il territorio e per vivere anche quella che è la gastronomia, assaggiare la gastronomia e i prodotti tipici. Quindi alle ore 18 cerimonia d'apertura, alle ore 20-20:30 avremo una cena dedicata fatta in piazza, tempo permettendo chiaramente, perché se il tempo non ce lo permette andremo invece al ristorante San Martino, poco distante in una frazione appena sopra che si chiama appunto San Martino, cena dei prodotti tipici.
il ristorante San Martino ha dedicato e ci offre questa cena per permettere agli ospiti di, appunto, di gustare l'alpago. Durante la cena ci sarà una sorpresa, lascio agli ospiti, a chi parteciperà, ci sarà una sorpresa perché verrà presentato l'alpago in una maniera abbastanza innovativa. Quindi, quindi bisogna partecipare certo. non svegliamo tutto, per capire qual è la sorpresa. Assolutamente sì. Beh, siamo sicuramente bene impressionati da tutto questo grande movimento che è sport e poi anche economia, insomma, di questa località. Torneremo su questa argomentazione subito dopo aver visto il prossimo contributo. Chiara? E adesso è arrivato il momento di Tina Ruggeri, Senza Freni. Buona Lea, la casatella trevigiana DOP Soligo. Buona, la più buona d'Italia. Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale. Appunto, in una settimana tre colpi al cuore, tre ferite mortali per il ciclismo italiano. Si inizia con Luca Paolini, pizzicato al tour positivo ad una sostanza eccitante che altro non è che cocaina. Uno dei pilastri della nazionale italiana torna a casa dal tour e il ciclismo italiano è ancora a leccarsi le ferite. Altro colpo al cuore, Ivan Basso, carissimo, nostro davvero carissimo amico, annuncia un tumore ai testicoli, per lui l'abbandono immediato dalla Grand Bacle e ieri l'intervento chirurgico fortunatamente è andato bene, intervento chirurgico però d'urgenza. Sembrava tutto finito, invece ieri l'ennesimo colpo di fulmine a ciel sereno. Francesco Reda, corridore Continental, secondo al campionato italiano professionisti, addirittura sembrava che staccasse Nibali, viene trovato positivo all'EPO, qualche settimana fa era accaduto anche ad Apollonia. Insomma, quando per l'ennesima volta il ciclismo sembra andare alla deriva, ecco che invece arrivano le buone notizie dal velodromo di Atene, all'interno di una città piegata dalla crisi economica. Il quartetto femminile Juniores dell'inseguimento su pista, trascinato dalla nostra trevigiana Sofia Bertizzolo, ha addirittura polverizzato il precedente record detenuto dalle ragazze della Gran Bretagna, stabilendo il nuovo record mondiale in 4 minuti. 33 secondi, 4,63 centesimi. Ma non contente, le nostre azzurrine, seguite dal CT, dal commissario tecnico Edoardo Salvoldi, hanno vinto pure l'oro con Rachele Barbieri nella corsa a punti. Insomma, se le delusioni arrivano sempre più dal settore maschile, dalle ragazze arrivano copiose le soddisfazioni. Il ciclismo, quindi, è destinato a diventare sempre più rosa? È un appello, una domanda che vi lanciamo. Ti vuoi bene? Scegli il latte Soligo QV. QV è il marchio veneto della qualità verificata. Torniamo in studio, ancora un'altra classifica che sta diventando giorno dopo giorno, sempre più effervescente, grazie appunto anche alle corse a tappe che interessano la categoria juniore. Stiamo parlando del Gran Premio Nazionale Bata. Sigla. E aggiorniamo anche il Gran Premio Nazionale Bata. Al primo posto troviamo Daniel Savini di Romagnano Guerciotti con 94 punti. Secondo posto Riccardo Verza di Contretto Zai Patos con 91 punti. Terzo posto a Simone Bevilacqua di Work Service Brenta con 88 punti. Quarto posto a Cristian Scaroni di Feralpi Monte Clarense con 64 punti. E al quinto posto troviamo Nicolas Nesi di Romagnano Guerciotti con 61 punti. Bene, dopo la classifica del Gran Premio Nazionale Bata ritorniamo ad Alpago e quindi partiamo. E che interessa anche in tutta Italia, perché c'è un nostro telespettatore da Ischia, Gennaro Esposito, che chiede se per esempio può sapere qualcosa di più da internet riguardo all'europeo di mountain bike. Credo proprio di sì. Ma beh, noi internet abbiamo il nostro sito. Diamo i riferimenti. Diamo il riferimento così magari si può documentare. www.mtbalpago.it, che è un sito... sì, che documenta, che ha
tutto praticamente quello che riguarda l'Europeo, quindi dai programmi a chi partecipa, agli atleti ovviamente adesso che ci sono arrivate le nazioni, ma tutto quello che riguarda l'informazione proprio del territorio, quindi quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto sul territorio, le iniziative collaterali che parlava Claudio prima. Ce l'avete scritto sulla maglia, il sito internet. Come arrivare alla Mosano? Come arrivare, esattamente. Tutto quello che concerne il territorio, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dell'informazione, anche proprio turistica e territoriale. Sì, prego. Per rispondere alla domanda come si arriva in El Pago, che è una domanda interessantissima, è facilissimo. Autostrada A27, Venezia Belluno, uscita Fadalto, quando voi fate appunto il passo, vi trovate di fronte. Che cos'è? Sella di Fadalto? Sella di Fadalto. Lago di Santa Croce, tutta quella conca lì è l'Alpago. Quindi è comodissimo, a meno di un'ora voi arrivate alla Mosano da Venezia, dall'aeroporto. Oscar Savian, state preparando gli ostacoli? Cemento sì. O legno? Considerato che ci sono anche zone boschive, certo, quanto mai lussureggianti, certo, no, nell'Alpago. Le diversifichiamo e quindi avremo zone miste, quindi in cemento e in legno. Una zona è anche totalmente, anche più di una, le faremo con totalmente legno, quindi tronchi di abete, di larice, molto probabilmente. Abbiamo fatto una zona anche con una po' più tecnica, abbiamo uno sponsor che ci aiuta e quindi abbiamo fatto una specie di scaffalatura, di qualcosa di metallico abbinato al cemento e al legno. E abbiamo anche zone con dei massi. In questo filmato sì. I lavori di preparazione. Se posso, puoi scusarmi. Prego. Oscar, credo che la zona più bella è quella proprio all'entrata di La Mosano. Certo. Che abbiamo costruito proprio con dei massi. Ma questa è la piazza, quella che abbiamo visto. Esatto, se magari però la regia ci rimanda ancora le immagini, così parliamo e commentiamo anche. Ma in quanti siete lì a lavorare? Tantissimi? Beh, insomma, siamo in parecchi. Cioè, è un comitato composto da una quindicina di persone che da un anno ci troviamo. E tutti del posto? Sì, esatto. Non dico che ci vediamo più noi che le nostre mogli o le nostre famiglie, ma più o meno poco ci manca. Quindi io colgo l'occasione anche per ringraziare tutti, perché veramente è un lavoro duro e non siamo professionisti, però credo che siamo comunque, garantiamo un prodotto professionale, perché chi viene a trovarci è comunque un professionista. Per ecco, dobbiamo lavoro duro proprio sotto l'aspetto, il profilo specificatamente fisico, ma dal punto di vista economico ancora non ne abbiamo parlato. Il problema è impegnativo anche sotto questo aspetto? No, diciamo che dal punto di vista economico è un impegno abbastanza forte, perché comunque organizzare un europeo vuol dire investire. Ti riuscite a sostenere indubbiamente grazie. Diciamo che abbiamo ovviamente risposto, a parte insomma dei partner pubblici, che quelli ci vogliono ovviamente, ma anche dei partner privati, uno di questi è anche il vostro sponsor, che anzi ringrazio pubblicamente, che è la SLSMP. Maurizio Franco Schiavon, quindi grandi, prima di tutto grandi amici, poi ovviamente una grande azienda che ci sta vicino da molti anni, e quindi comunque sono aziende che da anni ci conoscono e ci seguono, insomma, per cui riusciamo a garantire quel budget che ci serve per. La WEC dà dei fondi? No, la WEC chiede dei fondi, non dà dei fondi. Li chiede, ecco, quindi. No, parlando del comitato organizzatore, io faccio veramente un ringraziamento a tutti, tutte queste persone che da anni, non solo quest'anno, ma ogni anno quando organizziamo ci mettono il cuore, ci mettono anche la loro professionalità acquisita negli anni. E approfitto questa sera, ce n'è uno che compie gli anni, che è Luca Barattin, che ci sta seguendo assieme a tanti amici, che sta festeggiando mentre noi qua stiamo a parte gli scherzi. Poi speriamo ci aspetti, così andiamo a berci alla fine per mangiare. È solo un ringraziamento simbolico per ringraziare tutti, insomma, quelli che. Torniamo ancora ad Oscar. Permettete una battuta, e così rendiamo anche la cosa un po' goliardica. Quando abbiamo saputo la possibilità di venire in trasmissione, tutti quanti contenti, chiaramente uno degli amici ha detto: finalmente la moglie di Paolo vedrà Paolo, perché a casa non lo vede, lo vede appunto qui in trasmissione. Lo vede in televisione, insomma anche questo per sfatare, insomma, no, tutto questo grande impegno. Ma tornando ad Oscar Savian e quindi alla specialità del trial,
Con il legno forse le ammaccature sono meno evidenti, ma al di là di questo aspetto, insomma, certo, perché le scivolate, no, ci sono, certo, certo, le cadute, ma la partecipazione e la presenza è riservata soltanto a pochi specialisti o questa disciplina si sta allargando? Cioè c'è gente che vuol provare e che si cimenta magari, certo, anche con buoni risultati. Sì, al di là essere, dell'aspetto di essere senza sella. Bisogna essere degli senza atleti, sella, giovani atleti, e quasi palestrati, perché lì ci vogliono dei grossi sforzi fisici per fare anche dei salti e sollevarsi da terra anche di 2 metri, quindi non è da poco. Poi certo c'è l'impegno del tracciato, del percorso, che si salta magari su blocchi di cemento, è da vedere. La nostra esperienza è triennale, perché l'abbiamo già fatta, come avete visto prima il filmato, l'abbiamo già fatta per 3 volte in vari anni, in varie annate. Questo che vediamo è una parte del percorso che fa riferimento, sì, a che cosa invece? Cross country, questa cross country, è la disciplina olimpica, quella, sì, diciamo, la disciplina regina, ecco, della la prima della specie, che è nata. La prima. Sì. E questa avrà lo sviluppo in quale giorno dei 4 che abbiamo, beh, la citato? Prima sarà comunque la gara a tappe, giovedì pomeriggio a partire dalle ore 18, quindi si assegneranno i titoli a squadre, e poi si continuerà il venerdì, beh, l'Eliminator, ne abbiamo parlato prima, ma il clou l'avremo sicuramente sabato con le gare juniores, maschile e femminile, l'Under 23 femminile, ma soprattutto, ripeto, la domenica credo sarà uno spettacolo imperdibile con la gara Elite femminile, ma soprattutto quella maschile dalle ore 15, là avremo proprio, credo, il meglio che si può avere, ma credo sia tutto il programma un condensato veramente di atleti e di campioni in pochi giorni. Un programma quanto mai voluminoso, è tutto da vedere. Credo sia veramente un'occasione imperdibile, ecco, a parte per gli appassionati, ma abbiamo cercato di creare proprio un evento che non sia solo sportivo, per cui... Infatti sta avendo successo anche tra i telespettatori. Infatti è arrivato un altro messaggio da un nostro telespettatore di Firenze, Mario Conti, che ci chiede dove può trovare il dépliant anche in mano, se è acquistabile o... Beh, cartaceo, ovviamente tutta un'altra roba, l'abbiamo distribuito un po' in zona bellunese, zona limitrofe. Però se va nel sito si può scaricare anche dal sito, per cui dal nostro sito www.mtbalpago.it, nella zona download c'è proprio... C'è la pubblicazione, la sezione della, si può scaricare la brochure, quindi, esatto. Bene, adesso ci fermiamo un'altra volta perché c'è un appuntamento quanto mai importante da vedere, che ha avuto il massimo sviluppo domenica scorsa da Villa del Conte. Che cosa abbiamo, Chiara? Abbiamo il 30° giro del Medio Brenta. La magnifica sede dell'azienda Ballan a Porte da Gras ad Abbazia Pizzani in provincia di Padova apre le porte e dà ospitalità alla carovana del 30° giro del Medio Brenta Internazionale 1.2 Elite d'Under 23. 30 anni di grandi traguardi, come recita il titolo della locandina di presentazione, con marchi come Ballan da sempre presenti e vicini al ciclismo. Siamo in casa Ballan e quindi era doveroso sentire l'amministratore delegato Emilio Ballan, che alla partenza rappresentava l'azienda di Abbazia Pizzani, che nell'occasione ha schierato davanti al gruppo anche la propria formazione cicloamatoriale. Medio Brenta edizione numero 30, una giornata stupenda con un arrivo veramente meraviglioso sull'altopiano di Asiago, quindi una manifestazione che gratifica sia gli spettatori che si godranno lo spettacolo, sia anche gli organizzatori e gli sponsor che appoggiano questa manifestazione. Sicuramente sì, è sempre stato un progetto che anche Mario Lago ha cullato dall'inizio, quella di poter arrivare un giorno magari sull'altopiano. Credo che sia uno spettacolo sia per la gente che sarà lì sul posto, per gli sportivi che dovranno accorrere in massa, mi auguro, e che sia una giornata di sport per tutti.
Il marchio Ballan, una grande tradizione nel ciclismo, quale emozione vedere qui proprio davanti alla vostra azienda la partenza di questa gara? Ma è sempre una cosa particolare, perché quando la vivi in prima persona con un gruppo poi anche di nostri dipendenti che si adoperano il sabato e la domenica a preparare tutto, i titolari che sono orgogliosi, ecco, di questa corsa, tutte le maestranze, ecco, per noi sono due giorni di festa, anche se sono due giorni impegnativi, ma lo facciamo molto volentieri. Da Abbazia Pisani a Villa del Conte, breve trasferimento prima del via ufficiale, dove sotto il gonfiabile della partenza attendeva per il via il sindaco di Villa del Conte, Renzo Nodari. Manifestazione curata nei dettagli dal Veloce Club Villa del Conte, con il presidente ingegner Michele Michelon a coordinare le operazioni e predisporre i vari servizi. 159 i corridori del via, 177 invece i chilometri da percorrere, da prima facili e scorrevoli, poi nel finale l'inedito arrivo in quota a Gaglio per festeggiare il trentennale di una corsa che ha iscritto nomi illustri nell'Albo d'Oro. Un tracciato visionato per ciò che concerne gli aspetti tecnici dall'ex professionista e ora direttore sportivo Flavio Miozzo nello staff organizzativo del Veloce Club Villa del Conte. Si comincia con tre tornate pianeggianti di 16 km e 900 metri attraverso Marsango, Pieve di Curtarolo, San Giorgio in Bosco, Villa del Conte, tre giri lungo i quali sono disseminati ghiottissimi traguardi volanti che ben presto stimolano i corridori a proporsi su buoni ritmi di corsa. Corsa che dopo la passerella iniziale, in direzione Cittadella prima e Bassano del Grappa poi, andrà ad incontrare i primi ostacoli. Si inizierà con la lunga salita che dalla località di San Michele, appena fuori Bassano, salirà fino ai 1030 metri di Bocchetta Galgi, 19 km di ascesa per arrivare sull'altopiano di sette comuni, dove poi quello di Gaglio ospiterà le conclusioni. Prima del termine però si dovrà girare sul circuito in quota con Gran Premi della Montagna in località Stoccaredo e la salita di Contrada Campanella, altitudine 1045 metri sul livello del mare. 2 km di salita a soli 3 km dal traguardo, dei quali uno in discesa e gli altri due ancora in salita, per concludere dopo 177 km in via 4 novembre. Una seconda parte quindi dove non ci sarà un metro di pianura, una gara davvero tosta ed impegnativa, e per questo c'era al seguito anche il commissario tecnico della Nazionale Under 23 Marino Amadori. Finale durissimo che però non induce al risparmio nemmeno nelle prime battute, infatti sono quattro gli ardimentosi che cercano di guadagnare terreno, e precisamente Manuel Masiero della Cyber Team Breganze, Manuel Vecchiato, Coppi Gazza della Videa, Alex Buttazzoni, Secret Team Friuli ed Andrea Cordioli della General Store. Non andranno di certo alla fine, ma intanto ravvivano l'andatura e del gruppo non può concedersi più di tanto e sprintano per i traguardi a premio, che sono pur sempre una gratificazione. Alle spalle del quartetto, quando si lascia il circuito e si punta verso Cittadella, escono altri 5 corridori, e vale a dire Riccardo Bolzan e Felix Barker, Cycling Team Friuli, Alfio Locatelli e Jacopo Mosca della Viris Maserati e Andrea Cacciotti del GM Cycling Team. Nel giro di qualche chilometro si riportano sui battistrada e si forma così al comando del trentesimo giro del Medio Brenta un drappello forte di 9 unità. 1 minuto e 30 il vantaggio dei fuggitivi, quindi gruppo che tiene sempre monitorata la situazione. La strada è ancora lunga ed il difficile deve venire. Si gira in torno alla città murata di Cittadella, e a proposito di città murata, il giro del Medio Brenta è la terza prova del Grand Prix città murata. Arriva dopo Longa di Schiavon e Alta Padovana Tour e prima di Poggiana e della Bianchin, che chiuderà la serie di 5 prove della speciale classifica per club curata e ideata da Pierluigi Basso, che si fregia pure del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corsa intanto con i fuggitivi attraversa il ponte sul fiume Brenta nella città di Bassano del Grappa, e tra qualche chilometro entrerà nel vivo andando ad incontrare la prima asperità di giornata e, come già detto, una salita molto lunga, ma non sarà quella decisiva. Lungo i tornanti che portano a Pratipaldo, Fontanelle e poi verso Conco ci sarà ancora molto controllo. Sicuramente il gruppo si scremerà parecchio, ma chi punta alla vittoria in questa prestigiosa internazionale giocherà le sue carte sul terribile circuito finale di circa 24 km che presenta una conformazione del terreno che è tutta un sussulto. Si sfilacciano subito i battistrada già nel primo chilometro di ascesa. Rimangono a comandare davanti in quattro con la coppia della Viris Maserati formata da Jacopo Mosca e Alfio Locatelli.
Rimangono l'inglese della Cycling Team Friuli Felix Baccar ed il portacolori del GM Cycling Team Andrea Cacciotti, ottimo corridore quando la strada sale. Alla biforcazione del ristorante La Rosina il gruppo rende i battistrada ancora un minuto e mezzo circa e non è minimamente preoccupato del vantaggio dei quattro. Nel plotone ancora tanti uomini che stanno solo salvando la gamba e aspettando il momento opportuno per sferare la fondo. Davanti intanto cede Barker che viene subito risucchiato dagli inseguitori, mollano anche Mosca e Locatelli e rimane quindi da solo Andrea Cacciotti. Il laziale di Colleferro in provincia di Roma, classe 1996, nato il 19 di novembre, quindi under il primo anno, praticamente ancora diciottenne, inizia una bella avventura solitaria verso l'altopiano. La coppia della Viris e Maserati con Jacopo Mosca e Alfio Locatelli non regge il passo di Cacciotti e con il passare di chilometri va via via perdendo sempre più terreno nei confronti del battistrada, mentre dietro ancora il gruppo è condotto da tre uomini dell'Itera Catuscia che stabilizzano il loro ritardo nell'ordine del minuto, poco più. Situazione quindi che procede nella normalità con il fuggitivo della prima ora che praticamente non desta preoccupazione, anche se bisogna riconoscere che Cacciotti si sta esprimendo su ottimi livelli, anche se la sua azione è partita magari troppo da lontano per un corridore che in salita pedala e si difende così efficacemente. Sta sprecando tante energie e forze che poi nel finale, se fosse rimasto più tranquillo, avrebbero potuto tornargli di conto. Panorami mozzafiato quelli che si incontrano salendo, mentre con la testa della corsa stiamo andando verso Fontanelle, una decina di chilometri di salita sono già alle spalle. Il tratto più impegnativo di questa prima ascesa già superato e Andrea Cacciotti è sempre davanti da solo, mentre Jacopo Mosca e Alfio Locatelli rendono il battistrada quasi un minuto. Niente da fare per la coppia della Visis Maserati, che sta per essere recuperata dal gruppo sempre condotto dai russi della Itera Catuscia, con in prima fila davanti a tutti Matvei Mamik. Tra poco entreremo in Conco, poi la strada verso Bocchetta Galgi diventerà un falso piano e quindi scenderemo per qualche chilometro verso l'altopiano per innestarci nel circuito finale che sarà percorso solo in parte fino al primo passaggio da Gaglio, poi ancora due tornate complete prima della conclusione. Per la prima volta il giro del Medio Brenta arriva in quota ai 1081 metri della cittadina di Gaglio, uno dei sette comuni che formano l'altopiano, una soluzione cercata dagli organizzatori per festeggiare i 30 anni della manifestazione e sposata con entusiasmo dall'amministrazione comunale guidata da Emanuele Munari. Terminata la lunga ascesa, Andrea Cacciotti si addentra nel paesaggio montano che caratterizza l'ultima parte della corsa. Il gruppo dietro però sta rosicchiando terreno, anche perché prima del Gran Premio della montagna di Stoccaredo ci sono alcuni tratti veloci dove il battistrada parte svantaggiato nei confronti del plotone. Cacciotti riesce però a transitare sul traguardo della montagna e se lo merita tutta questa soddisfazione. Prima in fuga con altri compagni, già nel tratto pianeggiante, poi da solo. Per tanti chilometri deve gioco forza, come era nelle previsioni, arrendersi al ritorno del gruppo quando mancano alla conclusione 57 chilometri. Gruppo che nel frattempo si è ridotto ad una cinquantina di unità, i migliori che da qui in avanti faranno la corsa vera. Circuito di 24 km circa con la salita di Contrada Campanella, 3 km impegnativi prima di affrontare un tratto di discesa, 1 km circa. Molto tecnico e da non sottovalutare per un eventuale attacco, perché la picchiata termina a 2 km dal traguardo, ultimi 2000 metri ancora in salita, quindi finale bellissimo per una delle poche corse che ha il coraggio di presentare un tracciato per corridori che amano faticare. Adesso arrivano davanti i pezzi da 90 con Simone Petilli numero 40, Antonio Santoro numero 86 e Paolo Brundo numero 59, quest'ultimo vincitore recentemente della cronoscalata Gardone Prati di Seregno, azione che vuole subito spaccare ulteriormente il gruppo e ci riescono perché al primo passaggio da Gaglio, a due giri dalla conclusione, 48 km, si forma al comando un plotoncino di 9 unità. Sotto la spinta di Brundo e Petilli salgono sul vagone buono anche Andrea Toniatti e Andrea Vendrame, Zalfero Mavilfior, Alberto Amici, Viris Maserati, Stefano Nardelli e Marco Tecchio della Unieuro Trevigiani, Sciaramillo Hernandez della GM Cycling Team e Michele Gazzara della MG KVS Vega Nord, che con Simone Petilli, Unieuro, Villar Trevigiani e Paolo Brundo, Coppi Gazzara Videa sono gli uomini che guidano il 30° giro del Medio Brenta. Dietro a questi ancora circa 25 corridori che
che transitano con un ritardo di 37 secondi. Adesso il gioco si fa duro, davanti intuiscono che il momento potrebbe essere quello risolutivo e vanno a tutta in accordo perfetto. Gli inseguitori perdono ancora terreno e subito si capisce che questa è l'azione buona. Da questi corridori scaturirà il vincitore della terza prova del Grand Prix Città Murata. Si ritorna sul Gran Premio della Montagna di Stoccaredo, dove un pimpante e determinato Paolo Brundo scollina per primo. Il siciliano, alla corte della Coppi Gazzara Videa, incontra nel gruppetto al comando un altro conterraneo, quel Michele Gazzarra, che difende i colori della MG Kavis Vega Nord, formazione Continental. Sono entrambi dalla provincia di Siracusa, abitano a Canicattini Bagni, a 500 metri di distanza l'uno dall'altro. Canicattini Bagni, dove il trevigiano Matteo Busato con i colori della Zalf conquistò nel 2011 il titolo tricolore tra gli elite. Con una grande azione è rientrato nel frattempo sulla testa anche Raffaello Bonusi della General Store, 10 uomini quindi al comando che salgono verso Bivio San Bugari per la seconda volta. Aumenta il vantaggio di Battistrada che oramai hanno la situazione a loro favore. Sul breve falsopiano, prima della discesa, attacca Michele Gazzarra, subito però prontamente stoppato, ma le ultime accelerazioni hanno tolto dalla scena principale Raffaello Bonusi, che era appena rientrato, e Marco Tecchio. Rimangono quindi in otto verso il passaggio al suono della campana. È un'edizione del Giro del Medio Brenta veramente da incorniciare, un trentennale che si ricorderà anche per come i corridori lo stanno interpretando. 177 km e con un finale così duro non è un esercizio semplice. E davanti Gazzara, Brundo, Petilli, Vendrame, Toniatti, Amici, Hernandez e Nardelli stanno confrontandosi a viso aperto in queste ultime battute. L'arrivo è difficile, ultimi 2 chilometri tutti in salita, non una pendenza accentuata, solo un 3-4%, ma sufficiente per chi avrà ancora gambe dopo tutti questi mangia e bevi per poter cercare un arrivo solitario. Discesa velocissima e molto tecnica, dove non bisogna sbagliare niente. Per fortuna la giornata è di quelle che sogni e qualche volta i sogni si avverano. Sole, sole e ancora sole per festeggiare alla grande il 30° giro del Medio Brenta e come si può notare i fuggitivi si sono un appro sgranati nel tratto più veloce e adesso salendo verso Galio devono ancora rincorrere uno scatenato Michele Gazzarra che nel Veneto ha costruito la sua storia. Arrivato da junior alla Rinascita Ormelle, ha corso poi per la Trevigiani, per la Zalf e per la Coppi Gazzara per approdare alla MG Kavis formazione Continental. Suono della campana, ancora 24 km impegnativi, difficili, mai un metro di pianura, o si sale o si scende. Situazione ancora aperta con Michele Gazzarra a comandare la corsa e con Brundo, Petilli, Hernandez, Vendrame, Toniatti, Amici e Nardelli ad inseguire. Pochi secondi il vantaggio di Gazzarra, mentre c'è molto movimento anche tra i più immediati inseguitori della testa e quindi qualche cambiamento nel corso dell'ultimo giro è sempre possibile. L'azione di Michele Gazzarra, che l'anno scorso con i colori della Coppi Gazzara centrò 3 vittorie, il Trofeo De Gasperi a Trento, la prima Coppa della Montagna in Toscana e sempre in Toscana la Coppa Guinigi. L'azione di Gazzarra, dicevamo, costringe gli inseguitori a disunirsi. Adesso non c'è più tempo per attendismi, quindi tutti a tutta testa bassa e spingere. È una lotta furibonda, è un finale incerto e bellissimo e ci si gioca la vittoria con un continuo alternarsi di situazioni su suspense, quindi fino alla fine con lunghi scatti e rientri che, andando nuovamente verso Stoccaredo, propongono un quartetto a comandare le operazioni. Su Gazzarra sono infatti rientrati Hernandez, GM Cycli Team, Petilli, Uniero, Biller, Trevigiani e Andrea Toniatti Zalf. Eccoli qua, dopo oltre 150 km di corsa, pronti a sfidarsi all'ultimo colpo di pedale. Tra i quattro al comando, Simone Petilli vanta 2 vittorie nel 2015, Andrea Toniatti un successo. Una vittoria anche per Paolo Brundo, mentre l'unico ancora a bocca asciutta è proprio Michele Gazzarra, il più attivo in questa ultima parte di corsa. Non ci sono però distacchi abissali, quei 30 corridori che al primo passaggio da Galio formavano il nucleo forte della corsa sono ancora tutti racchiusi in poco più di 1 minuto e mezzo, quindi qua non bisogna mai distrarsi fino alla fine.
Si va per l'ultima volta al passaggio da Stoccaredo, dove avevano posto il Gran Premio della Montagna, ed è sempre Paolo Brundo che passa davanti a Michele Gazzara, Toniati e Pettilli. Abbiamo detto distacchi minimi, quindi attenzione, ed infatti Andrea Vendrame si riporta sulla testa. 5 dunque a condurre in contrada Campanella, salita verso Bivio, San Bugari. E non appena la strada comincia a salire, ci riprova per l'ennesima volta Michele Gazzara, scatto secco del siciliano che mette in difficoltà Vendrame e Toniatti, mentre Simone Pettilli va a chiudere il buco con Brundo a ruota. Rimangono in tre i due amici siracusani, Gazzara e Brundo, con il lombardo di Bellomo classe 1993 Pettilli, che deve rimboccarsi le maniche e chiudere nuovamente su un altro scatto di Gazzara, determinato e grintoso. Parte a sua volta Simone Pettilli, Brundo incollato e non molla di un centimetro. È davvero un finale esaltante. Tre atleti che si sfidano apertamente senza più nessuna tattica, se non il tacito accordo tra i due amici di Canicattini Bagni. Mancano 4 km alla conclusione, 2500 metri in salita, 1 km in discesa, 500 metri di falsopiano, 4000 metri che devono ancora dire molto, merito di un tracciato che gli organizzatori, con Michele Michelon e Flavio Miozzo, supervisore tecnico, hanno proposto convinti del valore che avrebbero avuto. Nuova rasoiata di Michele Gazzara, ed è sempre Simone Pettilli obbligato dal gioco di squadra siculo che deve andare a stoppare l'energica progressione. Quello più tranquillo è Paolo Brundo, che rimane costantemente incollato alla ruota del corridore di Marco Milesi, Unieuro, Villiard, Trevigiani. Un Pettilli che non rimane sempre a guardare, ma in prossimità dello scollinamento a Bivio San Bugari cerca di forzare pure lui. I tempi non sono le sventole di Gazzara, ma una progressione che costringe al massimo impegno i suoi avversari. Si avvicina il traguardo di Gallio, ora è la ripida e stretta stradina in discesa, poi gli ultimi due chilometri ancora con la strada che salirà fino sul traguardo, dove nel frattempo è arrivato tanto pubblico per seguire queste emozionanti ultime fasi del 30° giro del Medio Brenta, edizione speciale con arrivo inedito a Gallio, località sullo splendido altopiano in provincia di Vicenza. E si ripete il refrain di Gazzara, che non si dà per vinto e continua a pestare forte, sempre rincorso dall'uomo della Unieuro, e vale a dire Simone Pettilli. 1500 metri alla conclusione, a vuoto finora tutti gli sforzi di Michele Gazzara, che ha trovato in Pettilli un avversario davvero coriaceo e pronto ad ogni suo scatto. Un Gazzara oggi davvero forte e testardo, e che sente la gamba buona e non vuole perdere questa occasione. Da dietro intanto sta cercando di rientrare il trentino della Zalfa Euromobil Fiore, vale a dire Andrea Toniatti, che arriva a 70-80 metri dai battistrada, ma ci arriva nel momento più sbagliato, perché davanti si continua a scattare e Toniatti non riesce a chiudere il gap con la testa, mentre nel terzetto che sta filando verso l'arrivo l'ennesima botta di Michele Gazzara trova finalmente spalancato il corridoio verso la prima affermazione stagionale. Sfiancato dagli scatti del siciliano, Pettilli deve arrendersi alla verve del corridore della MG Capavis Vega Nord, che meritatamente, con un leggero margine di vantaggio, va ad aggiudicarsi la 30° edizione del Giro del Medio Brenta, un successo organizzativo per il veloce club Villa del Conte. A 4 secondi l'altro siciliano Paolo Brundo regala alla Coppi Gazzara Videa la piazza d'onore. Era ritornato in ammiraglia assieme a Fiorenzo Favro anche Udillo Badoer, ringiovanito di 20 anni, ci racconterà alla fine. Terzo posto ed applausi anche per Simone Pettilli, mentre a 13 secondi conclude in quarta posizione Andrea Toniatti, che precede il compagno di squadra Andrea Vendrame. A 1 minuto e 46 secondi Maestri regola per il sesto posto Pomosnikov, Bellic, Mrozek e Santoro. 177 km in 4 ore, 29 primi e 45 secondi, alla media di 39,437. Allora, un medio Brenta, una grandissima soddisfazione arrivare quassù sull'altopiano di Asiago, una corsa vera per scalatori veri. Sì, è venuta una corsa dura perché la Katiuscia fin da subito si è messa a fare un ritmo forsennato. Niente, io sapevo di star bene, mi piaceva un casino sta corsa qua perché ero venuto a provarla e ho visto che era adatta alle mie caratteristiche, perché non c'era un metro di piana, ho atteso lì davanti, mi sono mosso il momento giusto, poi in finale ai 500 metri ho fatto uno scatto e
sono andato via. Ringrazio tutta la squadra, ringrazio tutti gli sponsor che ci sostengono sempre. E un ringraziamento a tutti, in particolare quelli che mi sostengono e che mi hanno sostenuto in momenti difficili. Sapevo che persone come Gazzara corrono con i prof e quindi hanno la distanza più di me. E sono contento, sono arrivato con loro. Forse magari ero un po' più veloce, lui ha anticipato e va bene, sono felice così. Ha vinto un rivale ma è un amico per me, quindi sono contento anche per questo. I due siciliani, due scalatori, in un certo senso si sono aiutati? Eh sì, l'anno scorso eravamo compagni di squadra, quest'anno siamo amici e cioè, dove si può ci aiutiamo. Sì, oggi il percorso si addiceva alle mie caratteristiche, con Nardelli e Tecchio siamo riusciti a fare corsa dura, abbiamo portato fuori un gruppetto e nel finale ho avuto la possibilità di giocarmi io la vittoria. Peccato per il solo piazzamento, però ci riproviamo. Proveremo sicuramente. Allora, soddisfatto, signor Ballan? Sì, credo che una giornata così, neanche forse se la preparavi prima non riusciva. Ecco, bella credo la partenza dalle industrie Ballan, il percorso ho sentito molto selettivo e molto vario e l'arrivo con tanta gente che è quella cosa che magari ci interessava molto. Credo che sia sicuramente una giornata ben riuscita, una giornata dove la gente si è anche divertita. Finalmente una gara con arrivo in salita. Finalmente ci abbiamo messo magari 30 anni, ma l'abbiamo capito tardi, ma ci siamo riusciti. Quassù, signor Michele e Michelon, salgono e arrivano veramente i corridori migliori. Beh, io credo che oggi abbia vinto il più forte, ha vinto il migliore, il percorso era impegnativo, l'abbiamo pensato impegnativo, volevamo un arrivo in quota, l'abbiamo cercato per tanti anni, credo che oggi possiamo dire che ci siamo riusciti e ha vinto il più forte. Un piccolo neo, forse dovrebbero partecipare più squadre, si chiedono tanto corse in salita per forgiare i corridori e poi alla fine qualcuno insomma tira indietro un po' il sedere. Beh, io ho fatto un piccolo passaggio stamattina in riunione tecnica perché credo che quel momento fosse il momento più alto per dire certe cose. E penso sì che si dovrebbe arrivare a una partecipazione maggiore su percorsi del genere e su percorsi così impegnativi. Credo che i corridori che vincono qui possono pensare di avere un futuro anche tra i professionisti ad un certo livello. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni. E nello sport per la crescita dei giovani. Aggiungi innovazione tecnologica alla tua casa, nuova o da ristrutturare. Scegli una porta sezionale Ballan. Sicurezza, silenziosità, isolamento termico e qualità garantita dalla vera marcatura CE. Tanti modelli in acciaio, legno o effetto legno per una scelta sempre conveniente. Perché una porta da garage Ballan è per sempre. Per informazioni chiama il numero verde 800 40 55 40. Ed eccoci ancora in diretta dallo studio di Teleciclismo a Padova. Chiara, sono arrivati nel frattempo dei messaggi. Che cosa chiedono i nostri telespettatori? Sì, sono sempre interessati a partecipare all'Europeo di mountain bike. Per cui chi volesse venire a vedere come spettatore... Ma come atleti o come spettatori? Diamo le indicazioni per entrambi, così non sbagliamo. No, atleti no... Deve essere convocato dal CT della nazionale, per cui sarà difficile. Per atleti è numero chiuso. Gli atleti sono però come posto. Visitatori. Come visitatori, ecco, noi siamo molto interessati, per cui anzi le iscrizioni sono aperte. Si può andare nel nostro sito www.mtbalpago.it, c'è proprio una sezione dedicata alle informazioni turistico-alberghiere, per cui ci si può anche prenotare direttamente. E andare all'agenzia che cura l'incoming, le informazioni turistiche, insomma. È proprio, ci si può andare nel nostro sito, quindi si può navigare. Lo ripetiamo ancora una volta così nessuno può sbagliare. www.mtbalpago.it. E lo vediamo anche in sovraimpressione, esatto. Così da prendere bene, bene nota. Ancora con Oscar Savian.
con Gianluca Baratin, Oscar Saviano, con Gianluca Baratin, percorsi già pronti, e abbiamo sentito che è, come dire, una prova a qualificazioni, insomma, no? Sì. Ecco, per quanto riguarda la suddivisione di atleti, credo che anche questo sia un dato statistico, si suddividono in parti uguali fra le varie specialità o c'è una prevalenza da una parte piuttosto che dall'altra? Ma diciamo che attualmente gli iscritti sono circa un 70% sul cross country eliminator e un 30% sul trial. E la percentuale di donne? Non so, forse Paolo sa Le donne, cioè la parte diciamo giovanile, la parte è abbastanza insomma in crescita. Ecco, per quanto riguarda invece la parte elite, abbiamo visto anche l'ultimo mondiale in Val Gardena, insomma l'età è abbastanza diciamo che le under 23, tipo c'è la Yolanda Neff che è una svizzera, va molto forte, c'è una francese molto forte, e poi ci sono le vecchie guardie tipo la Dale, la norvegese, la Spitz, però insomma il cambio è abbastanza buono. L'italiana, abbiamo la Eva Lechner che insomma è una, quando va, insomma, è abbastanza un atleta importante, però ci sono anche delle giovani molto interessanti. Sì, la parte ovviamente femminile, insomma, è una parte importante, però la parte predominante soprattutto è quella maschile, e soprattutto c'è un buon movimento, lo vediamo anche nelle gare che facciamo ogni anno, l'internazionale d'Italia, soprattutto sulle categorie giovanili, molti juniores, molti esordienti allievi. Posso chiedere una cosa? Cioè, stavi facendo nomi soprattutto di, nel caso delle italiane, ovviamente gente che arriva da zone montane, dall'Alto Adige, così. La provincia di Belluno, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento, comunque le province montane si stanno dedicando sempre di più al fuoristrada, cioè c'è proprio questo taglio netto tra chi pratica la strada e le zone vocate ormai al fuoristrada. Beh, diciamo la provincia di Belluno, anche le squadre, società affiliate fanno quasi esclusivamente insomma mountain bike. Sta sparendo la strada in un certo, certo, senso. C'è comunque secondo me una buona attività giovanile anche da noi, insomma c'è la nostra squadra, chiamiamola così, siamo sorelle, ecco, noi siamo una società che comunque organizza eventi, cioè abbiamo una società, la SC Alpago, che sì, segue più che altro diciamo la parte agonistica, e soprattutto hanno un buon gruppo di giovani che seguono, insomma sta facendo un bel lavoro soprattutto nel settore giovanile. Parlavi di province montane, beh, Bolzano è un po' un esempio a sé, nel senso che sono partiti molti anni fa, hanno investito molto soprattutto sulla formazione e sui tecnici che seguono i giovani. E dopo abbiamo avuto un personaggio trainante come Paluber, che è stato il primo. Beh, in Veneto abbiamo avuto la Paola Pezzo, per cui gli anni in cui insomma. E la Bonassi nel downhill. Certo, che ovviamente l'atleta che vince anche titoli importanti alle Olimpiadi, poi trascina anche tutto il resto del movimento. Marco Bui. Esatto, Marco sì. Bui, che purtroppo poi ha avuto quell'incidente che ha un po' fermato la carriera, però sarebbe stato veramente una promessa, era anche una realtà importante. Sì, una realtà, insomma, dico certo, promessa perché era ancora giovane, quindi certo, avrebbe fatto ancora tantissimo. Però adesso insomma ci sono giovani, soprattutto che sono cresciuti proprio nel vivaio, nella mountain bike, che li abbiamo visti nella Coppa Italia allievi, insomma, che è un bacino molto importante, che tipo i gemelli Braidot, uno dei quali volevo dirtelo prima, come Bertolini, Fontana alterna ciclocross e mountain bike, Braidot anche, però sono nati nel ciclocross, certo, e adesso sia Bertolini, la Lechner, i gemelli Braidot, c'è parecchia gente che va forte, sa andare forte in entrambe le specialità. Certo. In inverno ovviamente magari si dedicano al ciclocross perché comunque è la specialità invernale. Mentre, e per tenere il ritmo. Certo, che è molto... Ecco, nel campionato europeo si fa la specialità di discesa? C'è la specialità di discesa, però noi non... Per motivi tecnici non riusciamo a... C'è bisogno di avere dei percorsi specifici, sì, selezionati, che cos'è che manca per fare la discesa? Di solito si abbina la discesa a una pista di sci, di solito, no? Ci deve essere, mi pare, circa un 500 metri di dislivello per poterla organizzare,
e possibilmente degli impianti di salita per poter... Tina, tu parlavi del Ciocco, il Ciocco ad esempio... Sì. Ce lo ricordiamo, è stato il primo campionato mondiale di mountain bike, certo. Comparso in Italia, insomma. Beh, ricordiamo anche Livigno nel 2005, insomma, sono località che hanno creduto molto in questa disciplina e hanno sviluppato anche un'economia attorno a questa disciplina, destagionalizzando la stagione invernale, quindi non solo sci, ma anche e soprattutto. La ciliegina per questa specialità è che è diventata olimpica, quindi è il massimo. Beh, il cross country è, diciamo, come dici te, la disciplina olimpica, per cui è quella che ha fatto un po' conoscere la mountain bike. Ricordavamo prima Marco Aurelio Fontana, che è un po' il nostro atleta simbolo, sì. È arrivato terzo alle Olimpiadi di Londra, che ha perso la sella, quindi è arrivato con la bici da trial. La famosa garibaldina. Quindi, insomma, sono tutte così cose che però fanno conoscere, ecco, la disciplina. Entrano un po' nell'immaginario pezzo, collettivo. Paluber, insomma, sì. Sono un po' l'icone, ecco, della ecco, nelle bike. Varie specialità che verranno praticate ad Alpago, o in ognuna delle specialità, non so se è stata fatta un'analisi di questo tipo, ma all'Italia in una graduatoria di valori, in quale posizione si trova? Beh, nella gara, se posso rispondere io, insomma, nella gara a squadre, insomma, se la può giocare una medaglia, probabilmente se la può giocare, ecco, di solito se schierano, insomma, gli atleti di punta, penso che entro i primi tre possiamo arrivare. Ci sono degli atleti giovani molto, molto forti. Nel trial, ecco, abbiamo trovato un vicentino che è Povolo, che è molto forte in categoria. Però quest'anno mi sembra sia passato elite, per cui probabilmente. Però aveva fatto terzo l'anno scorso agli europei. E poi nelle categorie più impegnative, più importanti, speriamo nel momento di forma dei vari Fontana, Braidot. Quante nazioni ci sono? L'avete 32. Detto, ma 32, quali sono le più forti e le più consistenti? Beh, le più forti e complete, che praticamente hanno atleti di punta sia nel trial che nella Francia, e sicuramente probabilmente la più forte che vincerà la Svizzera. E Spagna. La Svizzera e le cross country, io credo che anche qua, trascinata magari da Thomas Frisner, no, che è uno dei, anche qua un simbolo. Insomma, la Svizzera è uno dei sport più conosciuti, tant'è che anche le televisioni svizzere ci chiedono. Il suo papà ha vinto il primo mondiale, esatto. Il figlio ne ha vinti parecchi. Tra l'altro il figlio Frisner è iscritto altrettanto, quindi è una famiglia proprio, certo, di campioni, ecco. Però insomma ci sono anche, il campione olimpico è Jaroslav Kulavi, che è ceco, per cui insomma anche le nazioni dell'est stanno, la Polonia molto... Le evoluzioni di Sagan arrivano, certo, un po' da lì anche, certo. Quindi... Poi abbiamo ovviamente le nazioni che fanno parte delle nazioni, diciamo, affiliate europee, quindi Turchia e Israele, che comunque sono, però partecipano anche ai campionati europei. Abbiamo comunque una bella... La Bosnia Erzegovina, quindi anche dal punto di vista proprio politico è una novità interessante, perché comunque sono tutte le ex repubbliche jugoslave che, insomma, in questo clima di riconciliazione sono anche presenti, quindi Croazia, Slovenia, Serbia, Montenegro e Bosnia. Quindi è una bella testimonianza anche di sport e di convivenza pacifica. Quindi avete anche gli atleti israeliani. Sì. E ci sono delle particolari, ecco. Perché la scaletta è fatta proprio per questo, per vedere la tempistica, e quindi a volte sono costretto proprio a bloccare così in maniera troppo repentina i dialoghi con i nostri ospiti. Ma allora diamo subito la linea alla regia per il nostro consueto ciclo TG, così ci riserviamo qualche minuto ancora con gli ospiti al nostro rientro. Vediamo.
and Playing in terra lombarda della Borgomulino Rinascita Romelle. Ad Arfo Boario, Terme, Brescia, la formazione trevigiana ha vinto con Luca Martignago il titolo italiano esordiente al primo anno, al termine di uno sprint generale dove Martignago precedeva Francesco Calì, Sozzigalli e il toscano Lorenzo Peschi della San Miniato. Questa vittoria la voglio dedicare ai miei direttori sportivi, ai miei compagni che anche ieri, nonostante ero molto ansioso, mi hanno tranquillizzato e ovviamente al presidente, che senza di lui questa squadra non esistesse. La formazione diretta da Carmen Menegaldo si ripeteva poi nella gara riservata alla categoria esordienti al secondo anno, dove Fabio Vidotto si imponeva regolando un gruppetto uscito nel corso del primo dei tre giri previsti. Alle sue spalle Walter Calzoni e Lorenzo Pollicini. Grande soddisfazione in casa Grigioverde, dove naturalmente si è festeggiato con spumante Nardin offerto dal presidente Pietro Nardin. Beh, la corsa c'è. Si è formata subito una fuga di 10 corridori, io sono entrato subito, all'ultima salita, l'ultima volta che l'abbiamo fatta ho provato sopra, però mi hanno recuperato in discesa ero ultimo, ma ho visto che ne avevo ancora, ho dato il tutto per tutto fino alla fine. Infatti ti avevo visto particolarmente attivo, racconta che tipo di corridore sei, mi hai detto poco fa, intanto prima di registrare, che hai vinto due corse, ma tu quali sono i terreni che preferisci, che atleta pensi di essere? Beh, scalatore ma anche passista, infatti l'ultima corsa che ho vinto ho fatto tutta la fuga da solo. La tre giorni bresciana si è aperta con un prologo a cronometro in salita, dove il migliore risultava Marco Negrente, Cipollini e Sally Steffen. Il corridore diretto da Nicola Minali precedeva il vicentino della Work Service Simone Bevilacqua, che concludeva in 3 minuti 22 secondi e 58 centesimi contro i 3 minuti 20 secondi e 23 centesimi di Negrente. Al terzo posto, con il tempo di 3 primi 23 secondi e 70 centesimi, Mattia Cristofaletti, Borgo Molino Rinascita Ormelle. La prima frazione, che da Soprazocco di Gavardo conduceva i corridori a Caino, lungo 91 km, viveva su di un'azione a lunga gittata. Bani, Colice e Pellizzer erano gli attaccanti di giornata, che partivano da lontano. Nel finale rimanevano al comando Nicola Colice, Nordway, Banca della Marca, e Mattia Pellizzer, Borgomulino, Rinascita Ormelle, che dopo aver avuto un vantaggio massimo di 2 minuti e 50 secondi, sentivano il fiato del gruppo che stava velocemente recuperando la situazione. Nicola Colice scattava e rimaneva da solo sulle rampe in leggera salita che portavano al traguardo di Caino. Alle spalle del trevigiano di Pieve di Soligo gli inseguitori salivano forte e su tutti emergeva Riccardo Luca, Ausonia, Pescantina, che con un allungo formidabile a 700 metri dalla conclusione agganciava Colice, superando quando mancavano solamente 150 metri all'arrivo. Una beffa per il corridore di Franco Lampugnani. Una liberazione per Riccardo Luca, che dopo tanti secondi posti in questa stagione coglieva finalmente la prima vittoria, con 4 secondi di vantaggio su Colnaghi, Nesi e sul bravissimo Colice. Marco Negrente conservava la maglia di leader della classifica generale per un solo secondo nei confronti di Riccardo Luca, 4 secondi su D'Alessandro e Cristiana Frezza e 5 secondi su Nesi. La seconda tappa di questa tre giorni bresciana Memorial Latino, organizzata dall'aspiratorio Otelli Master Chrome, partiva da Montichiari e si concludeva dopo 94 km in quel di Roncone, in provincia di Trento. Arrivo in salita a quota 820 metri, tappa velocissima che si risolveva soltanto nel finale, quando l'attacco del valdostano Michel Picot, a 3 km dalla conclusione, accendeva la miccia. All'inseguimento del corridore della Castanese usciva il toscano della Romagnano Guarciotti Daniel Savini, che sollecitava anche il vincitore del giorno precedente, vale a dire Riccardo Luca.
Si formava quindi un terzetto al comando che si confrontava sulle rampe finali verso Roncone e dove, quasi recitando il copione del giorno prima, Riccardo Luca accelerava a 500 metri dal traguardo e metteva in fila Savini e Picot, andando così a cogliere la seconda vittoria consecutiva. Un successo che valeva anche la maglia di leader della classifica generale, con 9 secondi di vantaggio nei confronti di Daniel Savini, 11 su Michel Picot e 20 su Marco Negrente, giunto al traguardo in sesta posizione con 21 secondi di ritardo. L'ultima frazione, che partiva e si concludeva a Sarezzo, località Valle, era la più impegnativa di questa breve corsa a tappe riservata alla categoria juniores. 101 i chilometri che sulla carta potevano ancora riservare delle sorprese. E così è stato, perché quando mancavano 15 chilometri alla conclusione, sulle impegnative rampe di Polaveno, Daniel Savini, romagnano Guarciotti, sfera il suo attacco e nessuno risponde e il toscano inizia una cavalcata solitaria che lo porterà a concludere vittoriosamente con un vantaggio di 51 secondi sulle bellunese Simone Zandomeneghi, mentre il leader della classifica generale Riccardo Luca giungerà al traguardo in nona posizione accusando un ritardo di 1 minuto e 27 secondi. Daniel Savini, romagnano Guarciotti dunque, conquista tappa e primato, vincendo così la tre giorni bresciana e precedendo in classifica generale Michel Picot di 53 secondi. Al terzo posto Simone Zandomeneghi con un ritardo di 1 primo e 11 secondi. Poi Riccardo Luca che termina al quarto posto con un ritardo di 1 minuto e 18 secondi e Massimo Orlandi con un ritardo di 1 primo e 41 secondi al quinto posto. Per Savini è la quarta vittoria stagionale, quinta se consideriamo anche la classifica finale di questa tre giorni bresciana. Sono vecchie immagini che si riferiscono alla 54esima edizione del Schio Ossario del Pasubio. Correva l'anno 1987. La classica vicentina, con arrivo in salita, che da qualche anno mancava nel calendario veneto, ritornerà domenica prossima 19 di luglio e verrà riproposta come 78esima edizione. Con l'organizzazione del veloce club Torre Belvicino si partirà da Schio alle ore 10. Sono 120 i chilometri da percorrere, che si svilupperanno prima in un circuito di 7500 metri da ripetersi per 13 volte, poi gli ultimi 22 tutti in salita fino ai 1270 metri di Colle Bellavista. L'impegno organizzativo è curato da Sergio Bernardi, con la collaborazione di diverse associazioni. L'arrivo è previsto intorno alle ore 13. Per la cronaca, la 54esima edizione fu vinta da Galli. Rientriamo in diretta dallo studio di Teleciclismo ancora per l'ultima parte di questa puntata. Chiara, c'è un altro messaggio, che cosa chiedono? Sì, Laura Salvi da Bolzano chiede da quanti anni si svolgono gli europei e dove può trovare un albo d'oro. Hai visto? Beh, questo noi è un lavoro, penso che abbiamo fatto solo noi, proprio tutto l'albo d'oro degli europei. Quest'anno proprio c'è il 25esimo anno dei campionati europei di mountain bike. Nella nostra brochure c'è l'albo d'oro e si può trovare, come dicevamo prima, nel nostro sito www.mtbalpago.it, e nella brochure c'è tutto il lavoro fatto. Suddiviso per specialità poi, fra l'altro. Certo, cross country e trial, quindi là si trova tutto. Prima della conclusione di domenica 26, giornata di conclusiva, premiazioni, gran cerimoniale. Fuochi d'artificio per ciò che riguarda gli aspetti collaterali? Allora, è una battuta, però. No, insomma, certamente. I fuochi d'artificio non li facciamo con i fuochi veri e propri, li faremo noi per scaricare anche un po' tutta la tensione. Quindi sicuramente festeggeremo. Tra l'altro, quest'anno abbiamo anche dedicato a tutti i volontari che, diciamo prima, numerosissimi,
la possibilità di, chiusi gli europei, fatta la cerimonia di apertura, di festeggiare con un complesso, con una cover e fare una gran festa di ringraziamento anche, di chiusura. Il momento di spettacolo è questo allora? No, questo è per l'ultima giornata. Tutte le sere, tra l'altro è giusto ricordare, avremo lo spettacolo musicale. Ricordiamo, il sabato sera abbiamo Radio Company con Fortissimi, anche questa è un'altra bella iniziativa collaterale, quindi diamo la possibilità a tutti gli ospiti che vogliono venire a conoscere l'Alpago, a vedere i campionati europei, quindi a conoscere questi atleti da vicino, però diamo anche la possibilità di godersi il territorio e godersi anche la musica. La gastronomia del nostro territorio. Quindi invitiamo, se mi permettete, mi piacerebbe proprio invitare tutti i telespettatori, gli amanti della bicicletta e non solo, a venire appunto in Alpago. Arrivano anche da quale località, Chiara? Hanno mandato un messaggio? Sì, il nostro Gennaro da Ischia ha detto che ha convinto la moglie a venire, quindi adesso non appena avrà espletato le modalità di partecipazione. Beh, diciamo a Gennaro che quando si avvicinerà la Mosano vedremo di contraccambiare questo suo arrivo in Alpago e quindi vedremo di accoglierlo in modo adeguato. Ischia è caldissimo, ha detto Gennaro. Da voi com'è? Da noi si sta da Dio. Con queste giornate di caldo in montagna si sta veramente da Dio. Di sera, di notte si dorme benissimo senza bisogno di condizionatore. Quindi è un motivo in più per venire a conoscerci. Ecco, per quanto riguarda l'ospitalità, parliamo dell'ospitalità rivolta esclusivamente agli atleti, è analoga all'attività su strada che appunto quando ci sono appuntamenti di vertice gli organizzatori ospitano gli atleti, ci si regola in questo modo o c'è una maggiore partecipazione di ognuno nel contribuire insomma al sostegno economico? Beh, in queste discipline gli atleti, accompagnatori tecnici si muovono autonomamente, quindi noi abbiamo messo a disposizione un'agenzia. E si autofinanziano per i costi? Certo, insomma. Praticamente si arrangiano, perché sarebbe troppo oneroso da parte nostra, ovviamente non è previsto. Noi abbiamo ovviamente tutto lo staff tecnico, i tecnici, la giuria, eccetera, da dover ospitare, però giornalisti, tecnici, atleti, sono autonomi. Caso c'è un gruppo di persone, no? Beh certo, sarebbero un po' troppi, per cui si arrangiano e credo sia anche un buon ritorno è un buon sostegno per l'economia del territorio, insomma, non solo dell'Alpago. In ogni caso sì, sono tutte ricadute significative sul territorio. Tina, so che avevi preparato un interrogativo che dicevi prima per i nostri ospiti. Roldano, analizzando l'Albo d'Oro, hai trovato qualche indicazione specifica? Su atleti di gran valore. Se tu guardi prima l'Albo d'Oro dei mondiali, gli europei, a parte gli americani, quelli che non sono che europei, li trovi tutti qui, quindi sono tutti i migliori. Ecco, sull'Albo d'Oro, Tina? Ricordando un po' i primordi, il 1991, il primo campionato europeo, ricordiamo la Giovanna Bonazzi, per cui insomma tra le donne, quindi c'era già un istinto anche da parte delle donne di affrontare queste specialità un po' particolari. Poi ovviamente la Paola Pezzo abbiamo trovato nell'Albo d'Oro, Uber Paluber. Certo, ecco, che attuale commissario tecnico. Esatto, Miguel Martinez. E poi amico del Pago. Sì, ecco, Uber Paluber, che cosa vi ha detto? Che squadra vi presenterà? Cosa vi ha detto del percorso? E si è fatto anche richieste specifiche, sì, perché il commissario tecnico generalmente magari ovviamente chiede un tipo di percorso piuttosto che un altro in vista, essendo in Italia, in vista delle preparazioni. Sì, certo, no. Certi accorgimenti tecnici anche ce li ha suggeriti proprio il tecnico, anzi l'ultima variante che abbiamo fatto è proprio a seguito del sopralluogo che lui ha fatto. C'è uno scambio di pareri, insomma, costante. Beh, certo, noi non siamo tecnici, ci affidiamo anche a chi proprio lo fa di mestiere, per cui insomma Ubi è un grande amico soprattutto, è un grande conoscitore della disciplina, per cui insomma nel limite del possibile, perché il territorio che abbiamo è quello, per cui non è che possiamo inventarci. Ma però, che indicazioni vi ha dato per renderlo selettivo? Ma lui vorrebbe le cose un po' più, un po' meno dure di quelle che sono, perché probabilmente sono più adatte agli atleti che abbiamo, ma insomma. Perché però poi il confronto. Versione moderna, infatti anche torniamo sempre al ciclocross, non è più il ciclocross di Renato Longo, si parla sempre del moderno, certo. Quindi viene assottigliato, non c'è più quella fatica che c'erano anni fa, quindi si cerca di far
Il nostro comunque è un tracciato impegnativo, molto tecnico, quindi credo che, come ho detto prima, chi vince in Alpago insomma è veramente il più forte. Ecco, la nazionale italiana, perché non dimentichiamocelo, appunto, su che atleti punta? Sia maschile che femminile, quali sono i nomi? Dopo dipende sempre dal periodo di forma, però insomma abbiamo adesso, tra l'altro, faccio in bocca al lupo agli amici dei pedali di marca che questo weekend insomma organizzano il campionato italiano, per cui di marathon proprio cross country a Volpago, e per cui insomma fino a domenica sarà Braidotti, insomma il campione italiano, per cui è uno di quelli sui quali sono i due gemelli che sono identici, per cui Luca Daniele e Luca è il campione italiano esatto, per cui insomma è un atleta forte su cui ci si può anche insomma scommettere. Poi abbiamo il nostro Marco Aurelio Fontana, abbiamo Gerhard Kesbaumer, che insomma è uno dei più forti, qualche giovane interessante, la Eva Lechner, insomma diciamo abbiamo che insomma, le nostre possiamo punte dire di che diamante. La provincia di Treviso lancia la volata all'Alpago? Sì, esatto. Per quanto riguarda il cross country? Io lancio anche così una, perché siamo sempre abituati a parlare magari degli altri, no? Io credo che insomma in Veneto abbiamo, a parte gli atleti, credo che in questo settore abbiamo, tra virgolette, insomma, delle eccellenze dal punto di vista anche organizzativo, insomma, dopo abbiamo sempre da imparare dagli altri, perché insomma ci sono delle realtà importanti in Veneto che da anni organizzano e fanno crescere il movimento, ecco, perché insomma... C'è chi viene a curiosare da noi, però noi insomma dobbiamo andare a curiosare dalle altre parti. Ecco, una cosa, quella che diceva il commissario tecnico Paluber, che insomma il percorso lo vorrebbe, i percorsi li vorrebbe insomma un po' meno impegnativi, e che poi sembra una contraddizione, no? Nel senso che quando ci va a confrontare con il resto del mondo, magari i nostri atleti incocciano con percorsi spaccagambe e il podio si allontana sempre più. Questo che vorrei dire, insomma, come si diceva prima, che bisogna... sono più... Anche se comunque ormai la tendenza è quella di andare sempre verso magari le prove più estreme, no? Perché ormai o i trial o... Però insomma la mountain bike è anche fatica, è anche impegno, insomma, per cui come ci sono le gare su strada più o meno impegnative, anche qua insomma ci sono i tracciati più o meno impegnativi. Il nostro conserva comunque una tecnicità abbastanza importante, però io dico che è anche importante il pubblico che viene a vederci, deve comunque, il nostro tracciato è uno dei più belli e affascinanti, perché comunque è visibile praticamente spostandosi di poco, per cui è molto spettacolare. Sotto il profilo tecnico, se piove o se è bel tempo, cambia molto? Cambia perché il tracciato diventa molto, molto. Ancora più impegnativo, ancora più selettivo e tra virgolette pericoloso. Ovviamente noi cercheremo di mettere in pratica un po' tutte quelle varie accorgimenti relative alla sicurezza che dobbiamo. Anche per la specialità dell'eliminazione succede la stessa cosa, se è brutto tempo maggiori difficoltà o il tracciato insomma è più abbordabile. Sì, sicuramente maggiore difficoltà, perché i passaggi sulle curve bagnate sono più pericolose. Però la maggior parte del tracciato è su asfalto, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi. E chi sale sui tronchi e sul cemento invece? È vero, anche lì potrebbero esserci delle problematiche, però le abbiamo affrontate ancora con pioggia battente e grandine, quindi... Addirittura? Sì, è già capitato, però insomma... Anche se c'è grandine non ci si ferma? Quando è tanta sì, o si accorcia il percorso di gara, insomma, i tempi. Insomma. Sono percorsi che si prestano anche per le gare che si fanno adesso in inverno, con la neve, con le ruote chiodate? No. Potrebbe essere un esperimento, ma non... Ci sono dei passaggi che li facciamo, li allestiamo solo per questa occasione, per cui diventa un po' difficile, lo vedo un po' difficile fuori dal contesto in cui... organizziamo normalmente, ecco. Ecco, un ultimo messaggio, perché stiamo per concludere, e lanciamo questo messaggio a tutti i nostri telespettatori per un avvicinamento, no, cordiale innanzitutto, sì, all'Alpago. Certo, no, noi stiamo organizzando questo evento più che altro per far conoscere il nostro territorio,
una disciplina importante che speriamo raggiunga il più un pubblico più ampio possibile, e dovete venire a vederci perché è un'occasione imperdibile di vedere tanti campioni in pochi giorni, e non solo campioni dello sport ma anche cucina, spettacoli, serate, eccetera, perché sarà da divertirsi. Sport e buona cucina, quindi ad Alpago 2015 non mancate a questo appuntamento che è straordinario, straordinario proprio. Là ad Alpago vi aspettano numerosi. Chiara, lanciamo un saluto anche a chi ci ha seguito da casa, prima dei ringraziamenti ai nostri ospiti, come sempre, in bocca al lupo, che siano quattro giorni così come state pensando. No? Ognuno, perché se non c'è due, ognuno, non c'è due senza tre. Ognuno se li immagina radiosi e sicuramente. Sì, speriamo che il tempo sia dalla vostra parte. Sicuramente. Bene. Già prenotato anche questo. Un saluto a chi ci segue da casa. Certamente. Chiara. Allora, grazie cari amici telespettatori per averci seguito anche questo giovedì. Io vi do appuntamento la prossima settimana. Oramai lo sapete, la nostra trasmissione ritorna il giovedì, stessa rete, stessa ora, per cui vi aspettiamo numerosi. Arrivederci. A presto, buona continuazione a tutti. Arrivederci. Sera. E noi spettatori, i corridori, con le borracce e acqua fresca. Thank you.